quello che state ascoltando è Fumble. È Fumble. Non ne sono mica sicuro. Fumble, ero mutato. Ma ti ho detto che vi metto in muto io, che cosa ti metti in muto tu? Scusa. Perché stavo sentendo Facebook, perché ho sentito che partivamo, non sapevo quale audio spegnere. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia e all'estero. Ho fatto i conti di... in Romania? In Romania va un po' meno bene perché ho finito di lavorare con i colleghi rumeni da settimana scorsa, quindi c'è stato un picco... Ah, vedi. E comunque siamo calati in Antartide perché Jacopo ci ascolta poco. No, effettivamente non mi sono ascoltato nell'ultima puntata, non l'ho riascoltata. No. Vedi, quel 100% è diventato zero da una puntata all'altra. Quello che state ascoltando è un podcast che gioca di ruolo in diretta e lo fa da 8 anni e 5 mesi ormai. Di già. Quindi quasi 8 anni e mezzo, ridendo e scherzando, e in... chat, dietro i microfoni, nelle voci nella testa, in questa puntata c'è il cast originale più il Simone Tarocco che abbiamo guadagnato lungo il percorso. È un Simone ringiovanito. È un Simone ringiovanito e il bello è che non ho dovuto cambiare il nome che c'era nella schermata. Gli ho detto vieni perché così dovevo fare del lavoro in meno. Per quello ci sono due Claudio, due sì, esatto. Simone. È per quello che sono stato eliminato io, perché non avevamo un altro Jacopo. Oh no! Il prossimo... Roberto, you're next. Il prossimo sarai tu, Roberto. Questa sera continuiamo a giocare... Cambio nome in Alice. Può essere un modo. Saresti poco credibile, però. Non importa, posso continuare a giocare. Ma se lo dice alla giapponese diventa Arisu, che poi è anche un nome giapponese... dicevo, questa sera continuiamo a giocare a Fantasy World, la seconda e ultima puntata di Fantasy World, anche perché al Kickstarter rimangono 60 ore, tipo, o poco di più. Siamo arrivati. Immaginatevi l'orologio di 24, 60 ore, sono poche. Io mi immaginavo più l'orologio dei Cavalieri dello Zodiaco, che si consuma mano a mano, però va bene, anche quello di 24. Ma scusa, però loro hanno già finito le case, quindi adesso stanno solo guardando l'orologio che si consuma. No, è che è ripartito. Ah, ok. Una volta. Oh no, per ogni stretch goal non salveremo mai Isabella. O forse sì, perché hanno un sacco di tempo in più. In realtà. Che cos'è Fantasy World? È un PBTA tutto italiano di Alessandro Pirodi e Luca Maiorani. Luca ha giocato con noi, tra l'altro, a 4 contro il sistema, quindi se volete vedere una puntata masterizzata da uno degli autori potete andare a recuperarla. E non massacrata come facciamo noi. Non massacrata, però in realtà quello che stiamo giocando diventa uno scenario ufficiale di Fantasy World perché Ardutan è stato sbloccato e quindi sarà un pezzo ufficiale di Fantasy World. L'hanno chiesto loro a me e quindi mo s'attaccano. Sperando che nessuno però faccia come PG quello che ha le catene. Le catene... Non ho capito. Le catene saranno parte fondamentale del documento finale di Ardutan, ovviamente. È un pers allegato. Esatto. Ciao a chi ci sta ascoltando in diretta su Facebook, Twitch, YouTube, Spreaker. Potete scrivere anche su Discord adesso e commentare anche da lì. Se volete, ovunque voi stiate ascoltando. Cose importanti, dicevo. Fantasy World è arrivato a 27.000 euro nel frattempo, quindi ottimo. Il primo mancano 150 euro a sbloccare il setting di Grand Howitt. E mancano, secondo me, ce la facciamo. Ce la facciamo sicuramente. Secondo me ce la facciamo stasera. Assolutamente. E che cos'altro dire? Qui abbiamo appunto Jacopo, Simone, Roberto e Matteo. Adesso, dato che è da tanto che non facciamo questa cosa, Matteo farà il riassunto mentre io condivido il video. Ci speravo tantissimo. Sarà questa bello perché io dovrei capire qualcosa, ma ora ho dei pugnalata alle spalle. Vai, Matteo. Veramente bastardissimo, anche perché io, dopo che Roberto prima ha detto tranquillo ci penso io proprio in scioltezza ho smesso tanto, di pensare. Vai tranquillo, ti aiuto io. Potete farlo insieme se volete. Guarda, allora già bere per dimenticare.
Ecco, bravo. Dammi là, come se lanciassi la nota, da bravo bardo. Allora, eravamo in viaggio. Sono state rubate le catene di Santa Cater. Vabbè. Sono state rubate queste fantomatiche catene di Santa Cater e noi che siamo... È incredibile poi che sono sparite nello stesso giorno in cui tu hai preso le tue catene e sei andato all'avventura. Bah, casualità. Tutta è il segno del destino. Esatto, è il segno del destino. Probabilmente ero destinato a cercare queste catene. C'era un albero gigante. Giusto, abbiamo rotto un ramo dell'albero gigante mentre eravamo in viaggio. Noi, gruppo di 5 famose spade, che in realtà non sono quelle 5 famose spade, ma sono altre 4 spade. Non siete neanche Beowulf... 5, sai, per questo. Beowulf è morto. Povero Beowulf. Abbiamo affrontato il dramma del ripensare alla morte di Beowulf, o meglio, Kevan l'ha rivissuto, ce l'ha fatto rivivere in qualche modo. In tutto questo, Luther aveva preso il ramo di cui si era lamentato fino a 2 secondi prima, no, perché avete preso un ramo e poi se l'è preso e se l'è portato dietro. Esatto, tutto quanto perché vuol fare il negazionista, no, io non rompo rami, io non faccio cose, ho trovato un ramo. È tipo fruttariano, mangiano solo le cose che trovano per terra. Esatto, lui ha dovuto passare un po' di tempo, come 30, la regola dei 30 secondi. Poi siamo andati... Poi siamo andati in quel posto schifoso dove doveva esserci il più grande falò, ubriacatura, orgia della storia dei tempi ed era finito il giorno prima. Che potevano anche scriverlo su Deprian. Sì, anche quello. Poi, dopo lì abbiamo incontrato un'altra cosa, che è quella che hai notato tu. Cos'è che era? Io noto cose. Sì, Luther aveva notato l'albero. Io che qualcuno ci seguiva. Il villaggio, forse... qualcuno ci seguiva, che poi in realtà non era nessuno. La figura incappucciata. Ma temevamo fosse il Tre di Coppe. Sì, in realtà non era il Tre di Coppe, perché il Tre di Coppe ci aveva preceduto e l'abbiamo trovato al... Porto. Bravissimo. Al porto di Porto. Questo l'hai fatto apposta per incasinarmi in cervello. al porto di Portmouth. Alla bocca via... del porto di Portmouth. Per fortuna eravamo alla bocca e non alla... Vabbè. E abbiamo trovato anche 2 figuri... Prima c'era un carretto, Luther ha detto, beh, visto che io sono uno che sta sempre attento, pace, tranquillità, non sfodero niente, saccheggiamo il carretto. Non ho mai detto niente di tutto questo. No, il fodero, non si sfodera l'arma, se non... poi ti buttano in acqua e sfoderi l'arma. Sì, ecco, a Luther non piace fare delle docce improvvise quando qualcuno la lancia. Perché è un dei gatto, bagni improvvisi. È un gatto. Non sono un gatto. È un gatto. E qui c'è stato un po' di scontro fino a che non è uscito quello maledetto del 3 di coppe, però sono in 2, vabbè, che ha detto delle falsità su di noi e la gente non li stava prendendo tanto sul serio. E qui dovremmo riprendere con noi che rispondiamo delle accuse false che ci sono state mosse. Se il narratore è d'accordo. Allora... Vai, e poi introduciamo il personaggio di Simone, che ovviamente non interpreta Crosta, perché sapete che io non lascio interpretare personaggi altrui a qualcuno che non sia il giocatore. Quindi, prego. Sì, evidente. Kevan si guarda un attimo intorno come se fosse stato offeso. Tipo, ma certo che queste illazioni senza prove, credo che la gente abbia di meglio da fare in una giornata così di sole, mi viene quasi voglia di cantare. E vorrei iniziare a fare una canzone cercando di elicitare e di far sbocciare la passione e la libido di tutte le persone che stanno ascoltando, perché alla fine è una bella giornata, non c'è di meglio da fare che ascoltare queste vaccate, perché non provare questa nuova abilità e cantando la più grande canzone d'amore nella storia di Ardutan inizia a cantare facendo cosa vuoi che faccia? Io sarò una roccia, guai a quello che ti tocca. E nel frattempo il violino inizia a suonare da solo e voglio fare arte arcana, orgia di massa. Già. È nel libretto, purtroppo, è nel libretto. Questo è come punti eroi di massa, però diverso. Esecuzione magistrale. Quando ti esibisci nella tua arte arcana, aggiungi questa opzione alla lista del pubblico. Quindi devo guardare quella base. Arte arcana. Infonde la tua esibizione di significato, emozione e magia.
ovviamente quello che voglio fare è raccontando appunto lo struggente canzone di qualcuno che guarda da lontano e non può vedere altri che si avvicinano alla sua amata. Cerco di... E Beowulf ovviamente è il protagonista. Sì, cantata da Adriano Pappabardo, che ovviamente non può fallire il tiro, certo, difatti certo. Come minimo è il vantaggio. Allora, tra l'altro, se vuoi puoi spendere uno dei tuoi punti non espediente, i punti sopportazione, se leggi in esecuzione magistrale, per oltrepassare i limiti della tua esibizione. I sordi possono sentirti, i ciechi possono vederti, nessun ostacolo mentale o fisico può impedire di sentire io, la tua cosa. Io questa ovviamente la interpreto come anche gli animali. Anche perché gli animali. Possono certo, capire ovviamente. Anche le voci nella testa possono. Salteranno sui pesci dal mare. Lo spendo assolutamente, però prima vediamo il tiro, che è un tiro di intenso. Due dadi da 6, c'ho cose da spendere per darmi il vantaggio o solo il fatto di citare Pappabardo infonde il potere? Allora, puoi vedere se qualcuno ti aiuta, quello sì. Dai, non aiutate Adriano Pappabardo, siete delle bruttissime persone. Come? Quello che ha scritto Karma Coboldo. Ah, io, mentre canti io passo le catene in mano alla folla per farle sferragliare e legarsi se vogliono, in fin dei conti è a tema, possono farci quello che vogliono. Ok, quindi consegni delle manette alla gente. Sì, esatto. Ok, vado live guest roll 3d6. C'ho cose da spendere per aggiungere? No, niente, tiro intenso e basta. Puoi spendere un punto sopportazione solo per fare appunto quella cosa, per cui anche i punti espediente non posso spenderli per fare per bonus. Questa cosa no. Ok, allora tiro, vai! Dai, Pappabardo! 3, 2, 5, non c'ho spendere cose per ritirare, neanche. Quindi 5, mamma mia, 7. Sette vuol dire che ti sente un intero quartiere e comunque non è un fallimento, è un successo. Ah, e qualsiasi situazione interromperà immediatamente l'esibizione, riprenderà. Ah beh, certo, perché io inizio ad andare tra la gente a stuzzicarla, un po' tipo Aladdin, il genio durante Prince Ali, che va in mezzo alla gente e gli fa guarda che figo, e quindi gli indico la tipa, eccetera, eccetera. E cos'è? Un dildo? Beh, io lo so, è un cazzone di ragno. Quindi, ovviamente, scelgo solamente, perché posso prenderne una sola, giusto? Scelgo la... Dov'è che è sparita? Cioè, quanti ce ne sono? Ecco, esecuzione magistrale. Quindi danno vita a un'orgia di emozioni incontrollate. Scopano, si lamentano, combattono, celebrano, condividono, si sparpagliano, scegli tu. Scopano, celebrano... e condividono, direi che rimane in più i sordi mi possono sentire l'intero quartiere. Ok, non ti posso credere che c'è una mossa del genere. C'è una mossa del genere. Ovviamente devo prenderla e... io non posso restare. Kevan Junior inizia la sua esibizione plateale e magistrale del sommo Pappabardo. La gente dopo qualche secondo inizia prima a cantare tutti in coro, agitandosi a destra e a sinistra, e poi la cosa degenera molto velocemente. Dato che non hai fatto un successo pieno, io ti dico che anche i tuoi compagni iniziano a prendere parte all'esibizione intorno a te. Quindi li dovrai portare via con la forza. Ma soprattutto noti una cosa, il piccolo Crosta, che era molto preso da quello che stava succedendo l'ultima volta, perché non gli andava giù che i suoi compagni venissero malmenati, ti sembra che sia completamente fermo, il suo colore sta diventando di invece quel verde abbastanza luccicante che lui si ostina a chiamare blallo, sta diventando... un colore un po' più intenso, un po' più scuro, e lo vedi che è l'unico dei tuoi compagni e di tutta la gente del quartiere fermo. Persino il 3 di coppe sta prendendo parte
alle celebrazioni e all'orgia di carne che... No, lui se posso lo escludo. Lui chi? Il quello del tre di coppe. Okay. Se si può. Il bastone perché... sì. Ok. Perché non, lui non si deve godere le feste, le celebrazioni, ci ha accusato. Sì, ma ci prende a schiaffi adesso. Vabbè, ma siamo in quattro. Però non se siete c'è proprio in quattro. In mezzo a un'orgia vuol dire che viene usato, ma lui non gode di niente. Comunque, non abbiamo mai visto né una cosa del genere capitare a Crosta. No, non l'avete mai visto succedere. Allora io lo prendo, lo butto in acqua. Nel momento in cui ti prende, Castor, tu sai perfettamente cosa sta per succedere, perché uno dei tuoi doni è percepire il mondo intorno a te, vedere il prossimo futuro, e quindi sai che lui ti sta prendendo per gettarti in acqua, ma non sai ancora per quale motivo. L'unica cosa che sai è che l'altra tua metà crosta tiene a queste persone. Se dovesse succedere qualcosa di male a queste persone, dovresti poi affrontare Crosta, che in realtà è la personalità principale del vostro corpo, mentre tu sei solo una voce nella sua testa, che in questo momento è in grado di prendere sopravvento proprio perché l'anima di Crosta sta prendendo parte alle celebrazioni, all'orgia di roba che sta succedendo. E io me ne sono approfittato assolutamente. Assolutamente. Però sai che se dovesse succedere qualcosa loro, Crosta riprenderebbe il controllo, perché per loro sono troppo importanti. Quindi vedi tu che cosa vuoi fare. Ok. Lui farà per prendermi, per buttarmi nell'acqua. Mi schivo un attimo prima della sua presa. Che fai? Ti vedevo fermo. Senti, aspetta, non posso interrompere. Guai a quello che ti... E prendo sotto braccio Luther e... o Bavold, e continuando a canticchiare, muovendomi, cerco di portarli via dalla scena. Ma perché il bastone non fa niente? Crosta, ti sei sporcato, non stai cambiato colore, non è il momento di fare la muta, andiamo? Il bastone è fermo in mezzo alla piazza che vi tiene d'occhio e non vi lascerà andare via. E poi provare un brivido dentro. Andiamo? Io comincio cioè, ti rendo la vita difficilissima, perché alle mie catene sono incatenate un sacco di altre persone e io stesso in realtà sono un po' avvinghiato. Boh, insomma, cioè, nel senso, è una roba che se mi tiri troppo la vita rompi l'ossa. Vabbè, io sono un bardo, sono di facili costumi, quindi quello non è un problema per me. Più che altro è la gente con le catene. Stefano sta per perdere la sua virginità. Un attimo di rispetto. Tiro via le catene cercando di tirarmi dietro anche la gente. Voglio andarmene il prima possibile. Quindi il bastone ci sta guardando fisso, perché è rimasto escluso da tutto il divertimento. Sì, e non solo. Vedete che gli stanno spuntando delle braccia e delle gambe. Ok, io posso ammaliare le persone con una leggera illusione, per fare in modo che gli venga una scritta sopra il bastone e con delle frecce che indicano prova il brivido dentro, seguendo la canzone del bardo. Allora, perfetto, direi che ci sta. Quello che stai facendo è una magia minore. Esatto. Ma la magia minore, in quanto occultista, tu non sei più un animista, sei un occultista in questo momento, ha come bersaglio una persona. Il bastone? No. Ah. Il bersaglio non è l'obiettivo dell'illusione. È quello che copri con un'illusione, ma non è lui che vede l'illusione. Quindi devi scegliere qualcuno nella folla che lo veda. Okay, com'è. Ma se io scelgo il bastone facendo un'invocazione e quindi creando delle lettere di fuoco sopra di lui, quindi come effetto temporaneo di invocazione... Ok, però allora non è così evidente a tutti quanti nella... No, vabbè, basta che lo prendino chi lo vede lì intorno. Ok, allora, come funziona il tuo potere? Tu puoi lanciare alcuni incantesimi, o meglio,
manipolare le energie magiche. Perfetto. Di tuo, senza fare niente. Cioè, tiri così come viene, solo dadi, senza aggiungerci niente. Tiro secco. Puoi aggiungere componenti materiali, componenti vocali e componenti somatiche alle tue magie, ma le componenti materiali ti richiedono di spendere risorse, le componenti vocali ovviamente devi pronunciare ad alta voce delle cose, quindi sono rumorose, potresti attirare attenzioni non richieste, e quelli somatici rallentano l'azione. No, io farei somatico, in modo tale da non tirare troppo l'attenzione del bastone, ma mi defino un attimo e con le manine scagliose mi comincio a girare, a disegnare per aria le lettere che voglio far apparire. Ok, quindi ti prendi un attimo di tempo per fare questa cosa, e te lo dico subito, quel tempo è abbastanza da far crescere braccia e gambe del tutto al bastone, però sei ancora in tempo a lanciare l'incantesimo e a vedere se avrà successo. Quindi tiri due dadi da 6 più 1. Tiri in realtà tre dadi da 6 perché la folla è già presa dalla scena, quindi è come se avessi il vantaggio. Ok, vediamocelo un po' in diretta. Ma dai, scam, bellissimo. Quanto hai fatto? 9. Allora, la tua magia agisce in maniera imperfetta. E adesso vediamo come. Scegli una di queste. Subisci svantaggio alle prossime prove. Subisci una reazione leggera. Oppure diventi contaminato nella mente e nel corpo. No, subirei una reazione leggera. Reazione leggera vuol dire che muori. Leggera, eh? Okay. Mego io! Allora... Per dire che contaminato nella mente e nel corpo era bellissimo qua, in contesto, però va bene. Sì, ma non vorrei che fosse insieme al flavor che mi sto trasformando, che è naturale, quindi boh, mi sembrava un po'... Tranquillo. Tu lanci il tuo incantesimo mentre i tuoi compagni stanno ancora danzando e ballando, e Kevan Junior Junior cerca di trascinarli fuori dalla folla. Tu lanci il tuo incantesimo, il bastone aveva già avuto modo di farsi crescere appunto braccia e gambe, e quello che succede è che la persona che lo prende, questo bastone, è ovviamente il vostro avversario del 3 di coppe, Archon. Questo vuol dire che probabilmente il bastone riuscirà a farlo riprendere abbastanza velocemente e saranno sulle vostre tracce tra poco. Perché appena si riprendono verranno a seguirvi. Anche perché quello che sanno i tuoi compagni, che tu hai intravisto nei fumi della mente di Crosta, è che il 3 di coppe in qualche modo ha avuto modo di seguire le vostre tracce, come voi avete avuto modo di seguire le tracce di chi possedeva le catene, che sentivate essere sempre alla stessa distanza da voi e che quindi non si allontanava e non si avvicinava mai. Dettagli questi. Ok. Kevan, lasciami subito. Io adesso... No, andiamo al bordello, da un'altra parte. No, non qui per strada, è sporco. No. Culo lo prende, sì, ma... Ne stanno prendendo in tanti, non aggiungo le altri. Tizio, gli stanno spuntando delle cazzo di braccia, ci muoviamo? Qualcosa, ma però fra un po' sarò ripreso. Io continuo a cercare di tirarli quello che riesco, se no... Ma noi siamo in 4, loro sono in 2. E soprattutto siamo nel giusto. Ah, lo vuoi picchiare? Sì! Ah, ok! Mi lasci? Sì! Se mi lasci, io dico incontro picchio. Però io dico che non si trasformi in nient'altro, Beh, allora io corro e se noi siamo poco fuori da una folla, da un gruppo di gente, e c'è questa scena in cui io corro col bastone del mezza gente nuda. Sì, però loro due escono dalla folla e appena escono io gli do una randellata in faccia
o al bastone o al nostro amico. Allora, The Archon sapete che è un aspirante bardo anche lui, ma molto più sul versante prestidigitazione e magia di quanto non sia Kevan Junior Junior, che invece è un cantante e vuole diventare famoso per quello. Sceneggiatore, direi anche. Sceneggiatore. E quindi il bastone, che non ha nome perché è il bastone, il bastone, sì il bastone, è quello che più probabilmente può prendere colpi da te senza risentirne particolarmente, perché è un pezzo di legno. Archon invece è quello che usa la magia, quindi decidi a chi vuoi andare incontro. Stanno arrivando insieme, no? Archon ha ripreso, rimbracciato il bastone, più o meno. Diciamo che ha imbracciato il bastone e il bastone lo sta menando e si sta liberando da lui. Ok, secondo me ha più senso che colpisco il bastone. Ok. Io uso anche Anatema, che è la mossa che ho preso l'altra volta, e mi appello alla furia della mia divinità per abbattere i miei nemici. Sono sicuro che questo è ci ha seguito e noi siamo i degni e giusti cercatori delle catene. Questo è uno che sta cercando di appropriarsene indebitamente, quindi io non sono d'accordo. Quindi prima tiro una tema. Bei tiri stasera, bei tiri. Allora, in realtà prima dovresti attaccare, poi quando infliggi danno tiri una tema. Vabbè, vuoi che ti tenga questi dadi per attaccare, perché ci sta che tu sia scherzone. No, però aspetta, attaccare che su che cos'è? È su audace? Allora forse no, allora ho fatto 9. Allora scegli una delle opzioni di gettarsi nella mischia. Ok, aspetta che riguardo. Che vuol dire che farai danno e poi scegli una di queste cose. Mm-hmm. Allora è Brawl, vero? Sì. Io non è che lo posso aiutare? L'avresti dovuto dire prima. Devo dirlo di tirare. Prima di dire. Ok, prossima volta. Beh, assolutamente infliggo terribile danno. Ok, quindi infliggi più danno di quello che avresti fatto e a questo punto tiri anche Anatema, che potrebbe rendere tutto ancora più complicato. Vediamo se l'Anatema al secondo giro funziona. Per niente. Per niente quanto? Non, per niente. Tipo, ho fatto 3 in totale. ho tirato 1, 3 e ho meno 1 di intenso. Benissimo. Quindi ti dico cosa succede. Corro tipo con la furia divina della giustizia che mi brucia dietro le spalle e piego, c'è questa scena in cui piego il ramo che ho raccolto come se fosse un battitore di baseball e farò anche male, ma il ramo che ho raccolto e che pensavo essere un simbolo divino di qualche cosa si spezza in due e io rimango come un cretino con un pezzo di ramo rotto dell'albero divino che si infrange su il bastone. Anche perché questo è evidentemente un portento che gli spiriti e lo spirito della giustizia del santo che veneri non vuole che tu faccia questa cosa. No, chiaramente. Quindi ti fa venire il dubbio che voi non siate quelli giusti e loro quelli nel torto, ma rimani proprio completamente fermo, bloccato dal tuo dubbio, anche se il bastone ha comunque subito. E quello che vedi succedere è che al bastone comunque salta un braccio. Deve essere un bastone che proviene dalle coltivazioni di scroto. Sì. Scroto, non scrudo. Scroto. E ormai agli annali purtroppo credo sia rimasto così. Dato che rimani fermo per un attimo... impietrito proprio. Esatto. E dato che
il bastone non è mai stata una creatura particolarmente misericordiosa. Quello che vedete è che con delle movenze agilissime degne di uno dei monaci dell'est, il bastone salta verso la faccia di Luther. Il suo scopo non è farti del male di per sé, è ti pare che sia allontanarti da Semola. Ok, teoria delle catene confermata. Io non so. Però, niente, allontanarmi da Semola, okay. Quindi mi spinge, fa tipo una roba da Street Fighter che mi salta sulla faccia e spinge con i piedi per farmi, ok, cado indietro, cioè cado malamente proprio di culo. E sentite la voce di Archon invece che dice, si riprende un attimo, dice: beh, dai, adesso che siamo tra di noi è inutile che continuiamo questa farsa. Dateci quello che avete rubato e non vi succederà niente di troppo doloroso. E correrti incontro e gridarti ti amo, e io dico, faccio un controcoro: ti amo, mentre sto parlando, cioè sto facendo le cose che ovviamente coso. Ecco. Noi non abbiamo rubato niente, voi il vostro carretto avete rubato cose, è pieno di reliquie finte. Quello non è il nostro carretto. Dove sono le catene? Quello non è il nostro carretto. Le catene, a noi chiedi dove sono le catene? Luther, pensavo dopo tutti questi anni che almeno un pochino tu avessi capito che noi non facciamo certe cose, ma vedo che siete continuamente i soliti idioti che non capiscono da che parte siete girati. Spiegate a qualcuno come si usa la bocca, questo continua a parlare, fatelo divertire! E continua a cantare cercando di attirare la gente su di lui. Ok. Puoi rifare la prova, però hai lo svantaggio, perché nel frattempo è successa roba. Ok, va bene. Ci provo lo stesso. Perché è fumble. Live. Roll 36, devo tenere i minori. E sei qua. Ho fatto 12. Ho fatto 12 con lo svantaggio. Ho fatto 6-6-4. Ah, però. Quindi scegli uno. A questo punto vediamo. Ottimo. Continuo, no? Rinforzo il potere delle celebrazioni, diciamo così. Ok. E proprio mentre... Però posso fare anche altro dopo, mentre continuo l'esibizione. E proprio mentre dici qualcuno venga a mostrare come si usa una bocca a questa persona, la folla che era prima sul molo si riversa nelle strade, nei vicoli che state seguendo voi, separandovi completamente da Archon. Rimanete voi quattro e il bastone. Bel bastone colpo, che non può parlare in questo momento perché non si è ancora fatto crescere una bocca, ma che vedete cerca di isolare Semola. Io comunque ho sempre attaccato delle persone alle catene, anche perché, se vogliamo, ho l'effetto dei danni leggeri, che era che sono imprigionato, bloccato, quindi... In qualche modo, invece che essere attaccato al muro dell'altra volta, sono attaccata delle persone. Quindi il bastone si mette in mezzo tra voi tre e Semola, che è trascinato dalle persone, viene ritirato dentro alla massa di corpi nudi e caldi. Sì, sì! E tu chi sei? Va bene! Ditemi voi cosa volete fare. Io guardo Luther e faccio un bel colpo, ma lo abbiamo perso, dobbiamo andarcene senza di Semola. No, cosa diavolo voleva dire? Mi giro per guardare Semola, ma Semola non c'è. No, evidentemente. Vedete anzi che il bastone si sta lanciando nella folla, volontariamente. Ok. Spezzalo! Spaccalo! C-
cerco di prenderlo, sicuro. Cerco di prenderlo e lanciarlo. È ancora Brawl, immagino. Questa è più una prova di correre un rischio, perché non stai facendo attivamente qualcosa per... No, so, giusto, danni. Giusto. Cioè, quello che voglio fare è tipo fare la stessa, da un certo punto di vista, la stessa cosa che ho fatto prima, però come quando lanci una mazza da baseball e la lanci tipo a tiri e cominci a roteare. Quindi è più audace. Più audace, perfetto. Più audace ho ancora due. Fatto 9. Ci riesci? Un altro 9. Ma scegli uno. Subisci svantaggio o una reazione dal mondo. E il mondo, come vi ricordate, sono io. Il mondo sono io. Sì, sì, no. Reazione dal mondo. Il mondo è mio. Reazione dal mondo. Perfetto. Prendo questo bastone, nonostante abbia le braccia e una gamba, è ancora come dire, la leggerezza di un grosso ceppo, però senza essere un tronco gigante. Quindi lo prendo e lo tiro fin dove arrivo. Faccio un po' il lancio del cos'era, Monkey Island, che facevi il lancio del tronco. Del tronco, sì, del tronco di gomma. Sì. Tu lanci il bastone... E hai un brutto déjà vu dell'ultima volta che hai fatto una cosa del genere, perché quello che succede è che il bastone allunga una specie di liana che avvolge il tuo braccio e dallo strattone trascina anche te verso l'acqua. Voi due che rimanete lì, Kevan e Castor, vedete Luther trascinato in aria dal bastone, li sentite cadere in acqua. E sapete che in acqua il bastone ha il vantaggio, perché lui galleggia, è Luther. Io mi giro verso cosa, faccio crosta, li abbiamo persi, non possiamo fare niente per loro. No, ci penso io. Ah, mia signora, la prego, mi aiuti, ho bisogno di lei. E lancio tipo, in D&D si chiamerebbe tentacoli neri di Edward, se non sbaglio. E quindi evoco i tentacoli. Ok, anche ho visto qua... abbastanza hentai per sapere dove andiamo a parare. Anche qua voglio dire, tematicamente c'è tutto, è tutto pronto per questa scena. Ti devo chiedere chi vuoi bersagliare e che componenti vuoi utilizzare. Allora, di componenti utilizzerei il mio sangue, quindi come offerta, quindi materiale. Di bersagli ne posso scegliere due? No. Solo uno. Allora il bastone lo tiro in modo tale che la liana si spezzi e venga trascinato lontano e perda la presa sul glute. Ok, allora spendi delle scorte, che sono il tuo sangue in questo caso. Sì. Quindi da sufficienti vai a poche. Ok. E fai il tiro con un più uno. Se vuoi aggiungerci qualcosa, in questo caso tipo le componenti vocali non cambiano molto, perché tanto siete in un marasma di orge. No, ma infatti io lo faccio la preghiera a voce alta, quindi simulavo anche le componenti vocali. E quindi tiri più due. Ok. Io poi voglio fare una cosa breve. Ok. Sempre vantaggio, Claudio? No, in questo caso no, perché stai agendo sul bastone che non c'entra con... Quindi due secchi. Yes. 3-3, più 2, 8. È comunque qualche cosa. E come qua, prima. E qua direi, diventi contaminato nella mente e nel corpo, ci sta tantissimo. Ok. La contaminazione è qualche cosa di più del tuo passaggio da crosta a Castor. Perché tu stai invocando il potere della dama in nero per fare qualche cosa per aiutare un coboldo. Quindi la dama in nero ti dà questo potere, ma ti fa pagare un prezzo. Che prezzo ti fa pagare? Diarrea. No, è un segno che gli rimane addosso per sempre, finché non fa qualcosa per toglierlo. Ok. La coda tagliata. Che è già mio alla faccia. Scusa, aspetta, la dama in nero come sfigurerebbe un coboldo per avere soddisfazione? Io pensavo alla scudo. Facendolo diventare più alto. Facendolo diventare più alto? Secondo me più alto e meno scaglioso. Più simile a un umano.
Ok, io pensavo più alla Scrudo che gli sparisce un arto e diventa... Non è mai servito, no. Scrudo Zord... Non è mai servito, anzi, di solito diventano più potenti senza gli arti. Allora sì, lo deforma dalla forma kobolda, quindi tipo lo fa diventare un elfo. Lo porta verso il lato dell'elfo. Chi è il fisa? Io vorrei recuperare Semola con una mossa molto audace. Che mossa audace vuoi fare? Vorrei usare le mie scorte per lanciare una dozzina di manette in mezzo alla gente dicendo: non vi servono le catene, usate queste, sono fatte apposta. E ti giustifico anche perché ho una dozzina di manette nello zaino. Perché sto scrivendo la sceneggiatura di un... Prima che c'è un'orgia, poi sono comparsi dei tentacoli, forse per quello. Siamo tornati online, forse limitiamo il numero di tentacoli a questo punto. Ok, vai Semola. Io sono in mezzo alla folla e vedo arrivare le manette. Non toccate quelle, ne ho io a milioni, guardate, catene di Semola. Ok, ma che cosa ormai vuoi fare Semola? Non mi voglio liberare, sto lì in mezzo e sto attirando più gente attorno a me. Siamo al PvP, è PvP. Okay. Io mi sono avvicinato a Crosta che sta facendo le sue preghiere e sto dicendo: ma in teoria l'effetto dovrebbe essere finito su Bavold, pure. Perché per il discorso di prima è la mia prima volta, mi sono preso bene, cavolo, come prima volta è voglia. C'è anche quella cosa per cui, essendo in tanti e a ritmo continuo, se fai ci lecca una volta o due, cambia poco, tanto ruotano. Quindi quanto non fa un cacchio, poi... No, lui non fa niente, però viene raggiunto da Archon, che per quanto nell'orgia di corpi caldi e nudi non ha rinunciato a quello che stava cercando. E infatti tu, Semola, ti senti prendere ti senti una mano che sì, prima si appoggia sulla spalla e pensi che sia una delle tante persone che hai intorno, e poi senti che sta proprio strappando di dosso le catene che ormai sono legate in diversi modi al tuo corpo. Quindi neanche un maestro di scipari potrebbe slegarti, dato che sei rimasto lì a subire le cose dell'orgia che succedeva. Scegli quale effetto di danno leggero subire. Quale vuoi essere? Tra l'altro vorrei ricordare che è un'orgia molto casereccia, perché il quartiere che ho preso è il quartiere del porto. Eh sì, no, vale tutto. Dunque, che allora lui mi afferra e cerca di strappare le catene che ormai sono avvinghiate a me. Quindi nel farlo mi rovina un po' la pelle, che sono sanguinante, ammaccato e lacero. Perfetto. E ma... non solo? Ah, vai. No, se c'è un non solo, fai non solo e poi mi attacco. No, se adesso ti è venuta voglia di fare qualche cosa, vai. Sì, sì. Meteora. Cioè, in realtà il povero Semola aveva voglia di fare qualcosa, un pacco di cazzi suoi, cioè nel senso, ma non si spera non i suoi. Allora a questo momento mi giro sì, però cammino, cioè adesso guarda, siamo in tanti, non è che proprio mi devi staccare di dosso la pelle, esagerato. E in quel momento faccio la parte un po' per chi c'è presente, il nostro santissimo è un santo di una nicchia di fedeli chiamato Dash Schneider, che a un certo punto mostrava ai suoi nemici la sua potenza ingroppandosi fanciulle con il di lui tentacolare approccio e poteri magici di vario genere e vestiti quantomeno particolari che non si è mai capito da dove saltassero fuori, che poi chiamare i vestiti erano orpelli che stavano addosso. E i miei orpelli in questo caso sono le catene, ma l'ingroppamento è reale. Tradotto, faccio un con me non si scherza. C'è da tradurre? Sì, con me non si scherza, non si sa bene in che accezione, perché non è che ti voglio far brutto che ti ammuti spacco, però... Ok, e allora tira più intenso e vediamo come andrà a finire questa orribile cosa che sta per succedere. Sicuramente è intensità, sì. Sembra ovvio. Questo senza allora... dubbio. Intenso, io ho un più uno e ho fatto un 7, quindi 8. 8, ho una mossa, una presa, esatto.
Con la presa posso avere vantaggio contro il testimone della mia performance o metterlo in svantaggio. Puoi avere il vantaggio col testimone della performance. Qualsiasi delle due scegli è metallo, quindi metallo. Cioè, sì, senti, ormai ho il contatore del metallo in testa che sta facendo sì, qua è proprio è stata servita, abbiamo fatto svalvolare il contatore. Vabbè, io non ci sto neanche provando a tenere il conto, quindi no, poi riparto, non ti preoccupare. E ma facciamo qualcosa, non abbiamo ancora fatto niente. Vorrei prendermi... Sei tu che hai fatto un'orgia da cui non volete più uscire, eh? Non io. Ma... io l'avevo fatta per fare una distrazione e andarcene. Non hai fatto i conti con i tuoi compagni di gruppo, no. Questo è... Io classico. Prendo vantaggio. Ok, anche perché lui, è vero, nota la tua performance, ma a lui della performance interessa solo fino a un certo punto. Quello che lui vuole prendere sono le tue catene e continua a strappartele di dosso. Attimo. Quindi? Quindi dimmi tu se te le lasci strappare di dosso o se cerchi in qualche modo di evitare che ti vengano strappate, no, di dosso. Da comunque esperto di combattimento incatenato, un po' meno incatenato ingroppando, ma sicuramente ci sto prendendo la mano per certi versi. Esatto. Ho la capacità di vincolarmi da parte delle catene che sono a me attorcigliate e usarle come arma, comunque anche quando, cioè, sbattere, fare scendere tutto quanto lungo un braccio e far diventare il braccio d'etero, pratica. E gli tiro un... santissimo cazzottone sul grugno per tenerlo lontano da me. E allora tira più audace. Audace 8, sempre 8. Faccio sempre 8. 8 è sempre, scegli una della lista. Dalla lista ti direi. E forzo l'avversario in una posizione a mia scelta. Io vado, Claudio, mi spiace, io vado. Aspetta, no, devo vedere se è scritto così. Dov'è? È nelle mosse base. Sappiate che è saltato di nuovo il video adesso. Io vado. Ti avevo scritto forzi l'avversario a una posizione di tua scelta. Aspetta, che senti qui il teorema del metallo. è un minacciare, giusto? No, no, è gettarsi nella mischia. Gettarsi nella mischia. Qui siamo a livello alto forno proprio. Forzi l'avversario nella posizione di tua scelta. È scritto così nelle regole. Sappi, Roberto, che è tutta colpa tua comunque. No, è vero. Il tuo personaggio e la tua persona fisica hanno dato il là in tutti i sensi. Quindi, qua da qui a accuse più gravi il passo è breve, eh? State attenti. Mi piace molto l'idea che Alessandro e Luca abbiano scritto Fantasy World pensando a noi. Inconsciamente, no, però la mossa l'hanno scritta loro. Bardica. Hanno scritto loro forzi l'avversario a una posizione di tua scelta. Quando tu fai design, se pensi a un'abilità che fa fare un'orgia, che è sicuramente l'opzione che sceglieranno tutti tra le altre 5, devi considerare anche il wording che usi nelle... Questo è emerging storytelling, questo nelle è mosse quello che di succede. Violenza, che sia chiaro, in questo caso c'è magia, lasciamo perdere la consensualità, è sbagliato, perché mosse di violenza a forzare l'avversario alla posizione della scelta. Io non lo forzo a fare qualcosa, lo metto nella posizione per cui può farlo se vuole. No, ma poi comunque in questo caso lui ti ha picchiato. Cioè. Esatto, che cacchio. Ho sentito anche un cenno d'assenso da una bestia. E qual era l'altra che sceglievi? Impressiono, sgomento, spavento qualcuno. E questa scena nella mente degli ascoltatori può avvenire in 10 modi diversi. Ricordate, solamente 2 punti sono importanti. Lui che impressiona, sgomenta e spaventa qualcuno e l'altro che è forzato in una posizione di sua scelta. Poi vedete voi. Il terzo punto però è che Semo la prende comunque del danno. Esatto. E a questo punto, scusa, finisci in una situazione problematica.
Ah, sicuramente, ma l'ho fatto apposta che me l'avevo vista quella. Cioè, se proprio dobbiamo spingere, spingiamo. Pensando, che è proprio la frase che avrei detto in questa situazione. Perché il mio problema è stato che per fargli comunque perdere la sua baldanza e fargli capire che non è il caso di menar il Camperlaia, insomma, gli ho con il pugno e la frusta l'ho fatto ribaltare su se stesso. Ora si trova pancia all'aria con degli energumeni sopra di lui che lo stanno per placcare, invogliati da questo tenero fruscello. Il problema è che sono tanti e uno tra i teneri fruscelli sono anch'io. Voi la che transessualità siete... di Semola è encomiabile. Voi che siete fuori, provate a sistemare un po' la questione, sì, o lo abbandonate e scappate. Io che sto guardando tutto questo... unfolding, mia nevelfacile di Chris, che si sta svolgendo in questo momento, sono lì che lo guardo facendo anche dei versi stanicolosi, tipo oddio mio, oh no, no, ma quello è il pescivendolo, e mi rendo conto del danno che la mia esibizione sta facendo. Cambio tono e passando dalle amorevoli parole di Papa Bardo, rimanendo nelle amorevoli parole di Papa Bardo, cambio da ricominciamo a Karma Coboldo, che è risaputo incitare odio e animosità, e voglio trasformare l'orgia in una rissa. Ah, benissimo, super bene anche questa. Beh, forse dalla rissa almeno Semola decide di andarsene. Dalla rissa però voglio beccare solamente il mio bersaglio, è solamente chi è ancora in forze per fare la rissa, quindi la gente forte, che i deboli se ne tornino a casa. Comunque Rob, scusa, ti fermo un secondo prima, perché io avevo fatto il PG con l'intenzione del kobold che era stato corrotto, quindi corruttore dalla dama in nero, si sveglia in un'orgia che è dei dagoli e non sa più che cazzo fare. Mi cantano Karma Coboldo. Che si gira, farò il tiro e speriamo di fare un bel tiro. Sì, con la conclusione del ciao, ci vediamo e io vado. È veramente un peccato che lo stream non possa vedere la faccia da Flanagan anche a Claudio in questo momento. Ah, sto registrando tutto. Perfetto. Ho fatto 12. Quindi posso esibirmi mentre faccio altre azioni e voglio trasformare la mia esibizione in combattono. Solo chi è in forze... In questo caso anche Semola sei in forze. In questo momento, infatti, Archon e gli energumeni intorno e Semola iniziano un combattimento senza quartiere, perché... E forse anche peggio! Questo è veramente Bud Spencer Transylvania, che è proprio a schiaffi a mano aperta. Tra l'altro sono tornati due Samsaran che si sono buttati anche loro nella rissa adesso. Eh certo, immaginavo che fossero pronti. E quindi voi vedete la gente che inizia un po' a volare in acqua, un po' a sbattere contro ai barili lungo i moli. Sfonda le finestre delle case lungo la strada. Semola, tu vieni afferrato... letteralmente per braccia e gambe, sollevato in aria, hai le catene che spenzolano giù e qualcuno sta per lanciarti verso un muro, per schiantarti contro il muro. Non ci volevamo tutti bene fino un attimo fa, maledetti! E a quel punto vado di il turbine delle catene sante, che faccio vorticare ampiamente le braccia e creo delle frusta, visto che le catene sono lunghe e mi hanno anche sollevato la terra, quindi ruotano anche di più perché c'ho più spazio. E cerco di farmi mollare da chi mi sta tenendo su e crearmi quel buco da cui uscire, da quella che ormai non so più come chiamarla. Tranne... Un sacco di gente cerca un buco da cui uscire in un'orgia.
Matteo, una cosa. Qual è la cosa che temi possa succedere nel caso tu fallisca in questo caso? Temo che qualcuno mi afferri le catene e che quindi quando mi stanno per lanciare qualcuno mi lanci, con le catene mi tirano indietro e faccio un simpatico effetto crack. E allora ti direi che corri un rischio e tiri più audace. Audace! Ok. 9. Quando scegli uno ma subisci o uno svantaggio o una reazione. Reazione. Allora, tu riesci in qualche modo a liberarti dalla presa di chi sta per lanciarti, che probabilmente ti lancia anche nella direzione dei tuoi compagni. Quello che vedi succedere però è che il povero Archon, che pensavi fosse ormai spacciato, usa qualche tipo di magia, probabilmente legata al vento, per respingere quegli energumeni che c'erano addosso a lui, che però ormai presi dalla rissa iniziano a pestarsi tra di loro, lasciando un po' perdere sia te che lui. E quindi tutti e due vi trovate appena fuori dalla gente che si sta menando. Lui è comunque pieno di lividi, acciaccature, sta ancora tenendo un lato delle tue catene che non ha mai lasciato andare, perché sei ancora imprigionato e legato, ma senza il bastone è un avversario facile a questo punto, probabilmente da battere. Io non sono in acqua, sei? Io no, appunto, io no, non credo. Mi aveva salvato Castor. Castor ha tirato via il bastone, tu però sei ancora in acqua. Beh, lo stava trascinando in acqua, l'ho interrotto. Mondo? Okay. Sono in acqua. Sono risalito nel frattempo, ci sta che io sia... Sì, sono grondante per la seconda volta che risalgo fuori dal coso, dal molo. Vabbè, a questo punto mi avvicino per aiutarti, ti allungo una mano che è metà scagliosa, metà umana. Io la prendo disgustata, non capendo neanche di chi tu sia esattamente. Che diavolo! È un effetto collaterale! Una mano qui? Sì, arrivo! Mi do un passo una mano sulla testa per tipo togliermi l'acqua di dosso. Io mi tocco le orecchie a puntini. Io voglio andare a fare brutto a come si chiama? Archon? Mm-hmm. Archon. Mi metto tra lui e Semola, passando, tipo prendendo la catena anche io e avvicinandomi a lui. Lui è un po' tipo tutti stordito. Quanti a tirarmi le catene? Sì, tutti quanti a tirarti le catene. Mi avvicino a lui come per fargli brutto e poi però gli sussurro: che diavolo stavi dicendo? Vuol dire che queste sono le catene? Siete veramente degli idioti se non avete nemmeno capito questa cosa. Non vi sembrava strano che fossero esattamente sempre alla stessa distanza da cui eravate voi? Che idea del cazzo che ci hanno mandato a prendere delle catene che avevamo già? Attenti ai suoi incantesimi! Ah, e voglio dargli un pugno in faccia. Posso fermarlo? Tra di voi se... PvP? Allora, vai, Rob, ci stai? Se Kevan vuole lasciarsi fermare è un conto, se no uno dei due... No, se mi vuoi fermare io mi fermo tranquillamente. Cioè, mi fermi tranquillamente anche perché io gli sto dando il pugno da uno non abituato a dare i pugni, giusto perché voglio finire la scena. Io voglio, alzo il braccio e ti tengo a distanza. Lasciamolo finire, se no riprende il bastone. Sì, adesso lo finiamo. Adesso? Aspetta, che voglio sapere cosa mi risponde lui. Lui dice: queste sì, sono le catene che sono state rubate. Il perché abbiano mandato voi a cercare le catene che avete rubato è forse perché anche chi vi ha dato questo compito è idiota quanto siete idioti voi. O forse perché qualcuno sperava che voi perdeste le catene, dato che siete degli idioti. Non ha nessun senso, siamo partiti. Aspetta, se le abbiamo le catene, abbiamo finito la missione.
ah, alla faccia tua. E io tiro sulle braccia. Ma queste sono le mie catene, le ho rubate io. Prova a dargli un calcio. Tu dici questa cosa? io ti colpisco col fodero della spada, vuoto, non mi frega niente. E allora io do un calcio al tizio per terra, perché lui è distratto. Mica è per terra. Chi è che è per terra? Non è per terra, ha buttato giù degli energumeni. Ti sei perso un pezzo, Roberto. Ah, allora gli do un pugno adesso che è distratto. Va bene, io mi giro picchiare Semola e tu dai un pugno Arcio. Io non ci sto capendo più niente. Claudio, lo sapevi che finiva il PvP, sì. Ma, vabbè, Bumble. Io no, io sto facendo PvE. Ok, sì, giusto, tu sì. Il PvE l'hai fatto con Lorge. Quello è stato PvE. No, quello era... Player esatto, versus era... Master. E... Vuoi dargli un pugno per stenderlo? Per fargli male, danno? Sì. Vai. Per fare quello magrolino al liceo che per un pugno per sbaglio riesce a stendere. Il tizio non ci riuscirà sicuramente perché farà tipo così con la faccia e poi si gira. Però... Vai, è più audace. Più audace, più uno. È bardo contro bardo? Quasi. 2 di 6. Non funziona più. Grazie, specie funziona. Che è? Perché dai, anche il destino si oppone a questa cazzata. Te tiro io. Perché sto picchiando il tizio? No, faccio un dice roller online. Tira tu, vai. Tiro io. Jacopo, oh, mi raccomando, guardami. 2 di 6. L'hai chiesto la persona. 10. 2 di 6, 10. Quindi in totale 11. Scegli 2. Scelgo 2. Scelgo. Subisco danno minore. Ok. Perché mi si spezza il polso, ma no, non lo do a vedere. Danno minore vuol dire un gradino di danno in meno rispetto a quello che prenderesti. Ok, se gli do un pugno il danno sarebbe... Non ti fai niente. Ah, quindi non c'è bisogno che lo prendo? No, se prendi danno minore non ti fai niente. E mi faccio un po' male alla mano senza che sia lingering pain. E l'altro, beh, infliggi danno... Ti fai non sta in guardia lui al momento. Lui sta tenendo... Lui ha le mani sulla catena e non vuole assolutamente lasciare la catena. E allora gli infliggo danno maggiore. Lo prendo con un pugno da tipo proprio citofonato. E sento crack. Lo vedi che va a terra? Rimane attaccato con una mano alla catena perché è talmente ormai... legato a questa roba che non la vuole abbandonare nemmeno da svenuto. Però è svenuto, è caduto a terra e sta tenendo la catena e sta dicendo no, sì, là. Il resto della mia azione è che mi guardo e mi controllo il pugno perché ho sentito un crack e penso che mi sia rotto io la mano. Luther, io mi... allora ok, ho detto che lo colpisco, ma forse faccio un'altra cosa. Faccio una roba tipo da scherma quasi. E punto, prendo il fodero della spada vuoto che ho e lo punto sotto il collo di Semola. Hai rubato le catene che stavamo cercando? No, ho rubato delle catene. E poi come faccio a sapere che erano le catene che stavano cercando? Non ho rubato le catene che stavano cercando, perché non le stavano cercando finché non le erano rubate eventualmente. E non ha tutti i torti, eh? Dove le hai prese queste? Le ho prese al santuario. Non al mi voleva andare le catene, ho preso le catene. Al santuario di Santa Caterina. Ecco perché erano sempre davanti a noi, poi ci avvicinavamo ed erano ancora lì e davanti a noi. Ma tu c'eri quando abbiamo preso questo lavoro? No, sì, veramente ero in bagno. Ok. È tutto a posto. È vero, la latrina del tempio è lontana da dove danno le missioni. È tutto a posto. Abbiamo finito la missione. Possiamo tornare da dove siamo arrivati. Beh, vedi, siamo sempre efficiente. Vedi, siamo o non siamo i 5 di spade? Mi guardo intorno. Sicuramente siamo i 5 di spade. Si stanno ancora picchiando. Cerco di calmare. Calma, coboldo. Inizio a cantare calma, coboldo.
Simula, ti comprerò delle altre catene. Mi piacciono. Sì, lo so che ti piacciono, ma capisci che siamo in un piccolo problema, per cui per finire la missione dobbiamo togliere le catene che tu hai rubato, perché ci hanno mandato a fare la missione. Perché dobbiamo togliergliele? Noi portiamolo, gli diciamo abbiamo trovato le catene, gli diciamo che le catene hanno scelto il possessore, come fanno un sacco di oggetti magici, tipo le bacchette, e a quel magari gliele lasciano. Ha appena confessato che le ha rubate lui. Ma non le ha rubate, le ha portate nel pellegrinaggio. Sai che storia fantastica che viene fuori? Lui le ha prese per fargli vedere il mondo, perché anche le catene si sentono sole ogni tanto. Ha appena detto che le ha rubate, questa è una confessione. Sto facendo le coccole alle catene. Sì, no, sì, aspetta, vuoi stare con me? Semola, cosa intendi che le hai rubate? Tu le hai prese e non erano tue. Erano lì, non le usava nessuno da un sacco, stava lì a fare la polvere. Quindi si potrebbe quasi dire che le catene ti abbiano chiesto di portarle a fare un giro. È vero, mi avete chiesto di portarla a fare un giro, è vero, vero, vero. E a quel punto si attiva un potere. Semola, qua tra noi due l'unico che non ti vuole menare sono io. No, no, anche io lo voglio menare. Ma giusto, sì, hai ragione, sei l'unico che non lo vuole menare. Beh, torniamo a casa. Magari ti lasciano le catene, però se te le richiedono indietro, perché alla fine, come dice Luther, è quella la nostra missione. Ma più che altro, cosa diavolo è successo a Crosta? Mi giro con te. E mentre ti gira a guardare Crosta, si attiva il cimelio arcano, immagino. Esatto. Mossa del guerriero che dice: quando ascolti la saggezza che risiede nella tua arma, spiega qual è il tuo dilemma, di al mondo quale voce ti risponde e descrivi come la senti, poi tira sapiente. Quindi potrebbe esserci veramente una voce che ti ha chiesto di portarla in pellegrinaggio. Tac! Sì, praticamente... La voce che mi risponde è una voce di donna, una donna matura, ma dalla voce particolarmente sensuale. Rimani in linea. Che si materializza in uno spettro leggermente azzurrognolo, verdastro, di fronte a me. Leggermente noi lo vediamo. Sì, anche. Sì. Ok. Però non la sentite parlare, sento parlare soltanto io. E stranamente ricorda vagamente la santa rappresentata sui murales vicino all'altare del santuario di Santa Catera. Credo che ci passi attraverso, credo, ma questo lo lascio dire al mondo, se lo toccacci, non lo so. E a questo punto devo fare un tiro di sapienza per vedere cosa mi risponde circa il dilemma, che in realtà il dilemma gliel'ho posto ed è un vero che vuoi stare con me. Questo è il tuo dilemma, ok. Quindi se dilemma fai... è un devo riportarle al tempio e lasciarle giù, oppure devo far di tutto per tenerne? Ok. Quindi se fai 6 nella tua richiesta ti prendi un ceffone che ti svita la testa. È probabile. Secondo me prende un ceffone in ogni caso. Se va in direzione del tempio deve riportarle indietro. Se va in un'altra direzione deve andare all'avventura in quella direzione. In ogni caso entra in orbita Semola adesso. Sì, infatti ho fatto 12 di dado. Oh, non te lo meriti questo 12, non te lo meriti. No, io non mi merito mai i tiri che faccio, quasi tranne quello del vendicato. La donna, dato che la vedete ma non la sentite, vedete che è con le braccia conserte, sta guardando Semola malissimo e sta facendo il gesto di alzare una mano nel grande classico gesto della chiesa di Santa Cater, un gesto che mi riparo dietro Luther. Si vede Luther soddisfatto del fatto che Semola sta per essere schiaffeggiato in un modo malo da una santa. Io mi attacco dietro Luther e appoggio la faccia sulla sua schiena. Sta per alzare la mano per darti uno schiaffo e proprio mentre la sua mano al rallentatore viene verso la tua faccia, in quegli ultimi istanti che ti separano dalla potenza subatomica dello schiaffo di Cutter, hai una visione. E sarà anche l'ultima. Prendi un danno mortale. Non è una visione, tipo presente il film di Dottor Strange quando gli manda fuori il corpo astrale. Io pensavo One Punch Man, che tipo, così si vede il Kanji di morte, ferma il tempo, lui rivede tutta la sua vita dall'infanzia. E adesso giochiamo flashback di Semola. Esatto.
in quegli ultimi istanti hai questa visione. Se tu rimani con queste catene, non solo il tuo corpo verrà fatto a pezzi, ma il mondo arriverà alla fine. Quindi stai dicendo teniamole? In quel momento finisce la visione, voi vedete Semola cadere a terra, tu hai sentito lo schiaffo più potente della tua vita arrivarti addosso, Semola. Tanto noi non non abbiamo sentito lei parlare né niente, ma il sonic boom si è sentito, l'abbiamo visto esplodere dalla faccia di Semola. L'onda d'urto. L'onda d'urto. E l'ultima cosa che dice mentre tu cadi a terra in questo momento è: questo è per quello che mi hai fatto passare 5 minuti fa. E questo è vista, udito, danneggiati per sempre. Voglio vista, udito, danneggiati per sempre. Io che sono sapienza bardica, in più posso ottenere tipo le informazioni. Adesso non mi ricordo esattamente come funziona. Sì, anche Crost, anche Castor ha un potere di conoscenze occulte. E infatti non lo volevo applicare. Io voglio scoprire. Dimmi come posso scoprire. Ti dico lo scopo, dimmi se è applicabile. Io voglio scoprire più o meno, capire l'intenzione di quello che è successo. Tipo, lui ha richiesto magari di fare una visione e la risposta è stata sei un coglione. Quanto riesco a avvicinarmi a questa interpretazione o se vado completamente fuori tema? Allora, tu la sapienza bardica ce l'hai, quindi puoi evocare sapienza con vantaggio se snoccioli il nocciolo di quello che ricordi di una canzone, un poema, un racconto, quello che è su Cater. Beh, su Cater, che chiaramente da quando è scomparsa dai mortali ci sono state diverse apparizioni. All'inizio si pensavano piccoli meteoriti che si erano attraversati l'atmosfera e sono caduti in luoghi remoti, poi però è stato scoperto che erano tutti templi dove veniva venerata Cater, e l'unica cosa di cui rimaneva, di quelli un po' più miseri che lo facevano solo per non pagare le tasse, sono piccoli crateri, e si sentiva solamente prima quel suono che io ho riconosciuto solo ora perché l'ho visto. E allora tira con vantaggio sapiente. E so anche che si è trattenuta. Io mi converto, ve lo dico. Ho cambiato divinità in questo momento. Non funziona comunque. Sì. Tirami 3 dadi da 6, Jacopo, prima è andata bene. 3 di 6. Sono i migliori. 4, 5, 3. Quindi 4, 5. 4, 5. 9 e... Sapienza, è solo quando tiro per me stesso che faccio 9. È giusto. 9. Più 0. No, ma come fai a fare 9? Ho tirato 9 io. E mica si sommano tutti. No, i migliori due hanno fatto 9. No, hai più 0. Perché ho più 0, sì. Ah, hai più 0, ok. Allora. Evan non è un sapiente. Hai più 0, il mondo ti darà informazioni utili ma vaghe. Un suggerimento, non una traccia precisa. Ok, quello che voglio sapere io è, dobbiamo riportare le catene? Sì, evidentemente quello che il mondo aveva scelto come portatore delle catene non era degno. Allora io semplicemente, si vede che mi avvicino con questa intuizione, non ho detto niente, vedete che prendo Semola per le gambe e inizio a trascinarlo verso il carretto. Giusto, giusto. Per me, giusto per mostrare anche questa mossa, per me questo era un portento non della mia divinità, ma dice la mostra, dice sei testimone di un evento che in qualche modo richiama il concetto e il simbolo della tua divinità, più di giustizia di uno che ha rubato le robe, la santa lo prende a schiaffi, non ce n'è. E la usate per fare shibari in mezzo al porto? Per me questo è, dice, se di al mondo gli eventi a cui ho assistito, ok, sono relativi al concetto o simbolo, poi dice si tratta di un presagio buono o cattivo e ottieni un punto espediente, è decisamente un personaggio cattivo. Io carico sul carretto, vedo se riesco a trovare un cavallo che stava fino a pochi minuti fa anche lui divertendosi nell'orgia lì da qualche parte. Con calma. Ho detto che prendevo anche gli animali. Un cavallo goloso. Cavallo goloso. Giusto, ci sono anche dei pesci. Anche ci i pesci. Sono variati pesci. Quando tu sei caduto lì eri a rischio. I pesci però sono curiosi. Delfini. E se nessuno mi ferma, voglio approntare il carretto per fare proprio e partire. Vengo ad aiutarti io. Venuto dietro. Crosta, tu invece?
Io Crosta nel frattempo, che poi è più Castro in questo momento, anche se ancora non l'ho detto a nessuno, se le catene sono disponibili in Semola? Nel senso? Nel senso sono toccabili, sono, le stai ancora tenendo nascoste? Non le ha mai tenute nascoste. Scusate? Ah, è svenuto con le catene tipo attorno alle braccia. Ok, sì. Perché, cioè, mi fa strano che in tutta questa storia, comunque, visto che vivevo ricordi di Crosta, le catene siano finite addosso a lui e in qualche maniera comunque non l'abbiamo mai capito che ce l'ha messa qualcuno, perché se Semola dice la verità non le ha rubate. Allora voglio vedere se per caso è stato qualcuno del Tempio e quindi ci ha lasciato una traccia di qualcosa di occultamento, di magica, per far sì che finisse nella sua bisaccia e nessuno se ne accorgesse. Perché è strano comunque che un oggetto, una reliquia così importante, lasci il Tempio senza lasciare nessun allarme, segnale di niente. In qualche maniera è stata occultata. E quindi io mi prendo le catene, mi avvicino verso Semola e comincio a annusarlo, a fare cose un po' scabrose, perché mi stacco una scaglia, che tanto ormai da elfo, mi sta, mezzo col volo, prendo la scaglia, la struscio tipo carta da parafilm sopra le catene, vedete, che magia c'è sopra, la leggo un po'. E allora tira più vigile. Sì, perché uso... Stai usando la scaglia come cartina tornasole. Sì. E tutto questo per usare uno dei poteri dell'occultista, che è il sangue della terra, così che possa ricondormi alla fonte magica se faccio un buon tiro. Questo tiro dritto con due dadi, giusto? Sì. Oh! Buono, 10. Più 2 di vigilance, 12. La traccia è chiara. Se viaggi fino alla fonte, conosci la via. E allora, quindi la domanda è, noi stiamo andando verso la fonte o no? No, non state andando verso la fonte, perché allora i tuoi compagni evidentemente non sono in grado di percepire la magia, ma questo è normale perché non sono dei coboldi e quindi sono delle creature inferiori. Crosta è un coboldo, però ha passato troppo tempo con gli umani e si è disabituato a notare quelle piccole quei piccoli dettagli che a un coboldo fanno notare le cose. Quello che voi avete seguito era il presentimento di Crosta che le catene fossero effettivamente fuori dal tempio e che fossero sempre alla stessa distanza in cui andavate voi, quindi la direzione era questa, era quella giusta. Questo era stato l'assunto. Ma guardando sotto si nota che le catene sono state manomesse e c'è ancora una traccia che nonostante... C'è scritto Made in Astrafil sotto. Nonostante voi abbiate passato giorni da quando siete partiti da Temes, anzi da Temes Angeles, per venire in questa direzione, si sta facendo un po' più debole la traccia. Però la traccia c'è ancora e tu che sei in grado di sentirla potresti seguirla senza problemi. Non sai esattamente dove vi porterà e hai presente quale sia la direzione. Questo sì. Ok. Quindi so la direzione. 3-4 giorni e siamo arrivati. Cerchiamo di evitare l'albero però stavolta, Sì, ma qui c'è qualcos'altro sotto. Sì, sono le reliquie, Crosta, sono le reliquie che... Non preoccuparti, è refurtiva. Tu stai bene, Crosta, ti vedo... Sì, è che per usare il mio vero potere purtroppo mi succedono cose strane. Anche la tua voce è diversa. È normale. Sei anche un po' più alto. Sì, è normale, purtroppo succede più uso... Guarda che non c'è nulla da vergognarsi, credo che tutti i coboldi attraversino... Ma mi vedi? Ho le orecchie a punta! ma immagino che tutti i coboldi attraversino questa fase, prima o poi... So che non siamo la tua famiglia, quindi non ti possiamo spiegare bene esattamente come nascono i coboldi, anche perché effettivamente non lo so. Però... No, ma
perché ha rotto l'albero. È perché ha rotto l'albero, questo è quello che succede quando fai casino con gli alberi. Ah, quindi non è la pubertà. Sì. Comunque, direi che dobbiamo anche indicare da dove arriva questa tra. Cioè, non la sentite? Viene da Bavold, da Semola. Aspetta, che poi non ho capito il pezzetto. Viene da Bavold o c'è un'altra direzione da seguire perché qualcuno l'ha occultata? C'è un'altra direzione. Allora, tu riesci a seguire la traccia magica che parte dalle catene e va verso ovunque sia la persona che ha manomesso le catene. Non sai esattamente il punto dove arriverete. Sai qual è la direzione e più o meno quanto distante è. Però queste catene hanno un odore strano sopra. Sono state in mezzo a un sacco di roba di là. Non quell'odore. La magia pizzica. E questo ha un odore particolare. E che dice? Scusa, sei tu che hai detto che le catene erano sempre davanti a noi, ma poi con noi? Sì, ma avevo il naso tappato. Adesso ci sento meglio. Ah, e quindi non sono le catene? Che siano le catene, ma qui qualcuno ha voluto fare un giochetto strano. Te sempre di nuovo si parla del mio naso, ti dico la strada e gli dico la direzione da cui Luther, l'odore della magia. Ci siamo fidati di Crosta fino adesso, perché non farlo adesso anche se è strano, alto e con le orecchie a punta? Sì, tanto vedi che mi scrosto una scaglia, la butto. Credo di averla sentita, di averla sentito parlare. Si chiama Dilebra Cobolda. Però non è contagiosa, no, per noi, però magari assecondiamolo, potrebbe essere gli ultimi giorni. Sì, e quello che stavo pensando è che, ok, le abbiamo ritrovate, ma se torniamo indietro e ce le aveva lui, ma non ce le aveva lui, ma non ce le aveva lui, le abbiamo prese a Arcon. Mm-hmm. Beh, sì. Che tra l'altro è quello della legge, tantissimo siamo. E tra l'altro è quello che ci stava sparlando senza prove alle spalle, quindi è anche giusto che si prenda la colpa di tutto. Però seguiamo Crosta per un pezzettino, tanto io ho un paio di queste orecchie ci sentono di più, c'ho un paio di scritti che devo completare, quindi magari allunghiamo un po' il viaggio, seguiamolo. L'orecchia adesso. Sai? Sì, sto scrivendo la storia di, intanto che giriamo il carretto e iniziamo a seguire dove ci indica Crosta. La storia di, c'è questa giovane ragazza, sto scrivendo, che è vestita di rosso, si avventura nella foresta per andare a trovare la nonna. Sì. Però alla fine trova un lupo nel letto della nonna e la nonna, molto risentita, la caccia via, dice di trovare la bella e la bestia. Quindi la nonna e il lupo, beh, sì, questa, certo, è la morale. Bella è la nonna. Sì. È per un pubblico di un certo tipo, potrebbe. Devo ancora decidere alcuni dettagli, ma mi suona bene. No, funziona, no? C'è un cacciatore, forse. Potrebbe starci un quarto personale. Dici, secondo me la gente non è ancora pronta alle cose delle azioni a tre. È vero, forse no. Però, sai. E poi è tutto dallo stupore della ragazzina che arriva lì, spalanca la porta e. Certo. Devi andare a portare. Bussi prima di entrare da casa di tua nonna nel bosco. Cioè, sì, giusto. La morale. Beh, Crosta, seguiamo allora. Sì, di qua. E mentre uscite da Portsmouth, andando verso nord, si vede soltanto il bastone che zoppicando esce dall'acqua e inizia a seguirvi lentamente perché ha una gamba sola. Ma prima o poi... Anche la gamba ha perso. È tipo il T-1000. Sì, è stato strappato da un tentacolo nero di Evard. Non è stata una... Archon è ancora lì col braccio tirato su, ma senza catena. Gliel'abbiate staccato il braccio, nel senso dalla catena, non staccato. Sì, dalla catena sì, ma il braccio è rimasto lì così. No. Ci accorgiamo ora che sul carretto c'è un braccio. Beh, guarda, a Dardutan può succedere anche questo. Appunto. Mentre andiamo, ovviamente c'è la musichetta della Dean Buggy che suona. È un carretto non male quello che abbiamo preso. Pieno di reliquie rubate. La canto io, ovviamente. Pieno di reliquie rubate che comunque vanno restituite. Le reliquie rubate andavano restituite. L'antico vaso. Esatto. Allora, facciamo il secondo viaggio di questa campagna. Come l'altra volta, vi chiedo a turno che cosa lungo il percorso coglie il vostro sguardo. Può essere un luogo, un evento, un suono, un ricordo, qualche cosa.
Facciamo iniziare Simone, che non l'ha fatto l'altra volta. Allora, io stavo pensando al suono. Mm-hmm. E più vado avanti a seguire questo odore, più sento un brusio di voci indistinte che mi stanno parlando, come dire, che man mano che seguo la strada si fa sempre più intenso con una voce sola, come se stesse guidando verso la voce di questa persona. Ok, e ti trovi a un certo punto lungo la strada che state seguendo a dover scegliere tra il proseguire lungo la strada iniziale per tenere la traccia più sotto naso possibile, oppure fare una piccola deviazione e seguire questa voce. E ti chiedo di tirare più sapiente, sì. Ok. Con vantaggio, perché hai descritto qualcosa. Ok. Più sapiente. Meno male che c'era il vantaggio, perché c'era un bell'uno. 5-5-1-11. Ok. Puoi raccontare la storia di come affronti questa situazione positivamente per te e il tuo gruppo. Allora, direi che la traccia ormai è così chiara che noi praticamente siamo quasi arrivati. Siamo dall'alto di un pendio che, seguendo la strada, poi si affaccia sulla città, da dove, praticamente da dove siamo partiti, solo che stavolta la traccia è come illuminata e mi fa arrivare fino alla casa di qualcuno. Io da lì gli dico: ok, dovete andare là, lo vedete bene? Quella casa lì, quella lì, arancione, col tetto spigoloso. Sì, vai prima tu. Questa è la casa del grande cattivo? Sì. Sì, scusa, sei diventato strano. Hai cambiato la voce, ci dici, prendete, andate là, vai prima tu. Ma io volevo seguire anche un'altra cosa, sento una voce adesso anche. Che interessante. Non è che aiuti il tuo caso, eh. Vado io. Vado a bussare alla porta della casa. Ok. Tengo d'occhio lui le catene. E quindi, ecco, la cosa che mi aiuta è che li convinco a seguire la traccia così che non la perde. Io posso concentrarmi anche per seguire la voce. Ok. E allora concentriamoci un attimo su questa voce, che tu segui allontanandoti dal sentiero e incuneandoti tra alcune rocce che salgono verso la collina, che poi probabilmente diventerà montagna più in su. Segui questa voce che continua in qualche modo a richiamare la tua attenzione specifica. Ti chiama per nome a un certo punto. Inizi a sentire proprio che la voce, qualsiasi cosa sia, ti conosce. E sta richiamando te nello specifico. Non sta chiamando Crosta, sta chiamando proprio Castor. E prosegui fino in fondo a questa gola, praticamente, dove trovi un piccolo pezzo di pietra nerissima che tu, Castor, riconosci. È un frammento della malapietra originale. Mi ci fiondo. Io avevo detto che lo tenevo d'occhio, quindi l'avrò seguito mentre lui è andato nella sua esplorazione, e quando vedo che si lancia su qualcosa mi giro e corro dagli altri. Ok, ma allora, se volete restare su questa scena e non proseguire con il viaggio, si può fare. Succede una cosa che l'altra volta non abbiamo visto. Vabbè, vediamo. Yeah. Infatti, vai, cose nuove. Il viaggio finisce e c'è una reazione del mondo. Perché nel momento in cui tu torni indietro dagli altri tuoi compagni, innanzitutto, Luther, tu hai bussato e non hai sentito niente. Niente. Mm-hmm. Crosta si comporta in maniera strana.
Hai provato ad aprire un attimo la porta e all'interno non c'è nessuno, anche se noti che all'interno ci sono degli strumenti da fabbro. Ok. Ok. Non è una forgia però, non c'è il resto della forgia. Però ci sono pinze, c'è un martello da fabbro, ci sono degli strumenti da fabbro. Solo che non è una forgia. E dall'odore qualcuno ha anche utilizzato delle componenti arcane per fare qualche cosa qua dentro, perché sente puzza di zolfo misto a salvia, un misto di odori che normalmente non da forgia, sì. In quello arriva Kevan che ti dice Crosta si sta comportando strano e dalla gola da cui arrivava Kevan si vede un raggio nero partire verso l'alto. Oh. Bene. Bene, c'è nessuno dentro? Portiamo dentro... Crosta era l'unico che seguiva la scia, io non ho idea di cosa fare. Dov'è Crosta? È andato di là nella radura a prendere qualcosa. Andiamo a prendere... E mentre mi giro... Aspetta, io mi avvicino a Semola. Beh, se c'è un raggio nero io ti prendo. Ti do un paio di schiaffini. Anche perché in realtà ho cambiato un attimino il danno, è molto meglio se mi metto una nuova etichetta cicatrice da schiaffo, quindi ho praticamente in realtà la mandibola che è andata, non dico rotta, ma è andata fuori posto e nessuno me l'ha sistemata. Ma sei anche come in JoJo che i personaggi hanno tipo le impronte delle mani sulla schiena, ma tu c'è un'impronta permanente di mano sulla faccia. Esatto, non si può rimuovere, proprio cioè, mi si è deformata la carne, le ossa. Io sotto. Ti do un paio di schiaffetti e poi vedo che di là c'è la cicatrice, mi do solo dall'altro lato. Veglia, brutte cose, raggi nel cielo. Brutte cose, vabbè, raggi nel cielo, schiaffi da terra. Vegliati! Prima fai sesso e poi prendi a schiaffi e le catene sono tue e non sono tue, cosa volete da me? Nessuno ha mai detto niente delle catene, ma adesso ci sono cose più importanti e mi giro perso. Io mi rialzo un attimo e mi guardo attorno come quando ti svegli e ti alzi dal letto e ti hanno rotto le balle all'improvviso, che è quella cosa del raggio. Sì, ok, lo vedo. E quindi aspetta un attimo, e dove è andato Crosta? Sì, io corro verso di lì con la spada sguainata, che devo fare? Corri nella gola e quando arrivi in fondo, dato che era una cosa positiva per te, Castor, qual è stato l'effetto della mala pietra su Castor? Io direi che l'effetto del positivo è per la dama in nero. Quindi? Visto che sono un suo adepto corrotto. Quindi ha staccato te da Crosta? Ha staccato me da Crosta, sì, esatto. Crosta era il mio supporto vitale. Quando arrivi, Luther, vedi Crosta di nuovo normale, per terra, privo di sensi, e davanti a lui questa massa tentacolare nera, poco... Ah, non è a forma di coboldo, no. È una massa... È il corruttore. È una massa... tentacolare nera, diverse bocche che si aprono contemporaneamente da qualunque parte, il raggio nero smette di segnalare la posizione di Crosta e vi lascio la scena a questo punto. Beh, io mi metto tra o mi avvicino, faccio il possibile per prendere tipo Crosta per la coda e tirarlo via perché non lo voglio lì davanti, e ho una spada sguainata davanti. Non so se, non credo di parlare, perché non mi sembra una creatura in grado di parlare, quindi no, cerco... sono una creatura in grado di parlare. Sì, ma tu non hai ancora detto niente, quindi aspetta, perché esatto, io la riprendo, esatto. Le sembianze di una bellissima donna. Benissimo. Vedi che i tentacoli cominciano a risucchiarsi verso un centro e dal centro di questa massa si riforma una donna. Ah! Finalmente. Tanto tempo era passato. Cosa? Chi? Cosa sei?
tanti nomi. Non ti preoccupare, puoi chiamarmi Brunilda. Ok. Ciao. Cosa hai fatto? Sappiate che è Manto che se ne sta si sta cagando sotto. Cosa hai fatto al mio compagno? No, dovrebbe star bene. Dovrebbe star bene, controllalo pure. È vivo, sì. No. Sì, sì. È morto? Il suo cuore non sta battendo. Ok, colpisco, attacco, cosa devo fare? Non ha senso, se è morto è... Se è morto e una creatura davanti nera mi ha appena detto che dovrebbe star bene, attacco. Perché sta bene morto un kobold. No, va benissimo, però capisci. Io che... non so cosa sta accadendo e quindi inizierò dopo perché non so cosa sta... Tiro più, più audace. Sì. 6, 7, 8... E poi tiro anche il mio anatema, nel caso in cui riesco a farlo. Posso spendere per darmi un vantaggio? No. 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 Vabbè. No. Neanche stavolta, proprio niente. La mia divinità della giustizia proprio non gliene frega niente. Sai anche perché? Perché uh-huh. Prima hai detto io cambio divinità, cambio... È vero. Infatti ci sta... il mio cuore vacilla al pensiero di, soprattutto quando sento che questa furia che voglio infondere nella mia spada non c'è, e il mio cuore vacilla e pensa alla furia dello schiaffo di Cutter, che però io non ho a mia disposizione. No. Hai fatto 8, quindi scegli uno. Scelgo uno, fammi andare a vedere le cose, ma... Puoi infliggere danno maggiore, subire danno minore, impressionare, rubare qualcosa, salvare. Impressionare è proprio l'opposto di impressionare. Farti strada attraverso la guardia o forzare uh-huh. l'avversario in una posizione di tua scelta. Credo che sia la cosa più sensata è infliggere danno maggiore. Bene, dato che questo è player contro player, sì. Adesso anche Simone tira due dadi più audace e vediamo che cosa decide di scegliere lui. Più audace? Sì. Okay. Dovevo avere uno schifo audace. Ah no, zero. Dai. Tre! Oh. Per fortuna che ho le statistiche del suo PC. Allora tu puoi scegliere uno e poi c'è una reazione da parte mia. Ok, quindi scegli anche tu che cosa vuoi fare. Dove le vedo le cose che posso scegliere? Su mosse base. Base? Sì. E... gettarsi nella mischia. Grazie. Impressioni, sgomenti o spaventi qualcuno? Io direi che sono... Io taglio ma sparisce, cioè ti... No. Io mi faccio colpire. So anche che tu hai vacillato perché l'avevi detto a voce alta che volevi cambiare divinità. Sì, 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 sicuramente avevo scherzato ad alta voce. Ok. Mi faccio tagliare, quindi vedi proprio che la lama entra in questo corpo che è nero, quindi vedi... che sì, hai colpito, la stai ferendo, ma vedi, comincia a farti... Sei sicuro che la parte che vuoi scegliere sia la migliore? Mentre hai il rivolo di sangue che le scende lungo la guancia ed è quasi contenta che tu l'abbia tagliata così bene. Ci sono altre forze in questo mondo a cui potresti chiedere il potere. Io rimango lì con la spada... Non so se ti ho infilzata, ancora più bello, proprio con la spada infilzata, ma tanto tu non fai niente. Allora, non c'è gli organ. Castor subisce una ferita seria, un danno serio, e Luther subisce un danno leggero. Ok. Potrebbe essere perdi il possesso di qualcosa perché la spada rimane dentro al corpo della dama in nero. Sì. Cioè io lascio la spada lì e comincio a indietreggiare
e prendo crosta per la collottola e cerco di tirarmelo indietro. E comincio a urlare. E quindi Kevan e Semola sentite le urla di Luther. E a questo punto io ho messo sei ostacolato da dolori e lesioni perché mi facevo grossa, ma in realtà l'ho sentita perché ancora era una scheggia io qui avremo bisogno di tutte le forze che si possono tirare fuori e quindi intonerò la canzone per cui sono diventato famoso sul Licantropo Casanova e inizio a cantare ci vuole un fisico bestiale. Grande. Voglio fare la mia esibizione bardica per aiutare i miei alleati. A cui vengono tutti i muscoli finti. Mi tiri, esatto, due dadi da 6. 2 di 6. 5 stavolta, mi spiace. 5 più 2, 7. Quindi scegli comunque uno e qualsiasi tua azione interromperà immediatamente l'esibizione. Sì, do il vantaggio a tutti i compagni. Luther con una faccia disperata comincia anche a avere, cioè, ha un sorriso di quelli da preoccupati, cioè un po' tipo disperato. Quando sei nervoso, sì, hai il sorriso di uno nervoso che è tipo cazzo, sta, c'è una canzone che è partita, un fisico speciale, sai, speciale, sai, mentre Kevan approccia la collina e appare da sopra la collina col sole che tramonta dietro. Semola? Io ero sul carretto, ho sentito le urla, ho sentito la canzone, mi guardo che in realtà sono ancora in perizoma perché ovviamente nessuno mi ha rivestito, tra l'altro, perché siete degli amici, no, proprio no, alla grande, no? No, ti abbiamo coperto con una coperta, però non ti abbiamo rivestito. Prendo la coperta, me la metto sulle spalle a mo' di mantella. Capitan mutanda. Prendo il carretto, lo giro in direzione del pendio della collina. Vabbè, andiamo giù con questo. Comincio a spingerlo e quando arrivo sul bordo della collina ci salto sopra e attacco! Bene, quindi ti Kick stai flip mettendo... 360. Stai correndo un rischio, evidentemente, perché... Se manchi, ti schianti tu contro un muro. Allora, io però vorrei dire così. Sto facendo il rischio per poter gestire questa cosa col carretto. Mm-hmm. Ma lo sto facendo per triggerarmi il con me non si scherza. Perché sto arrivando in discesa su un carretto con le catene roteanti. Ok, se non ti schianti, potrai fare anche con me, esatto, non si scherza. Ecco. Se ti schianti, no. Con me si scherza. Con te si scherza. Veramente difficile che tu sia credibile su un carretto in discesa roteando le catene in mutande, ma va bene. Con una coperta a mantello? Sì. Non, neanche One Punch Man era credibile se lo guardi, però quando ti tiro il primo cazzotto... Vero, vero, vero. Ti dico subito che la reazione del mondo è che ti schianti con il carretto e sarà un danno serio. Non mortale, ma tranquillo. Serio. Sì, sì. Immaginavo. Va bene. Su cos'è che era, scusa? Audace. Per fortuna di O2. 7! Pelo! Vuoi uno svantaggio alla tua prossima prova per mettere in soggezione la dama in nero o vuoi schiantarti contro il muro? Ma, guarda, ti direi... Facciamo che per una volta dico che prendo lo svantaggio. Ok. Intanto c'è un bardo anche in chat che dice il carretto passava e quell'uomo in mutande gridava. Grande. Grazie Francesco. Bellissimo, bellissimo. Quindi niente, tu ti fiondi con il carretto giù dalla discesa, riesci a saltare giù all'ultimo secondo prima di... vedere il carretto esplodere contro la parete di roccia con tutte le reliquie che saltano in giro, vere o false che fossero. Ah, false, tutte false. No, non erano tutte false, te lo dico già io. E atterri in una maniera più o meno eroica.
Dico più o meno perché hai questo svantaggio. Quindi adesso prova a mettere in soggezione la nostra dama in nero, perché con te non si scherza, tira più intenso ma con lo svantaggio. Ma io gli darei il vantaggio. E quindi si annullano. È un più meno più che va bene. Ah, tiri due dadi da sei, è normale. Sì. Una quinta. E tiri di merda, sempre su intenso ed è 7 di nuovo. Hai una presa. Con una presa do lo mi prendo il vantaggio. Io sono arrotolato, mi sono tirato su un po'. Ma troppo. È inutile che ti prendi il vantaggio. Sì, perché? Perché c'è già avrei già. Allora do lo svantaggio a lei, giusto? Comunque c'ho la guancia storta e un crosta! È morto. E quello chi è? Beh, è una donna vestita di nero, non è crosta, chiaramente. È colpa sua? Mi sa di sì. Ti spiazzo in due. E intanto però, che cosa fa la dama in nero mentre tu ti fiondi con il carretto giù dalla discesa? Io devo dire che lo svantaggio è che mi aspettavo un'entrata eroica e c'ho davanti uno in mutande, mantello e la mascella slabbrata che mi fa "Ehi, sono qui!" E quindi non so se prenderlo seriamente o no, e ho quell'attimo di distrazione da quello che volevo fare. Io volevo recuperare nel momento opportuno, ma a questo punto mi è stato servito sul piatto d'argento, degli oggetti di potere sacro da corrompere per aumentare il mio potere. Visto che ce n'è anche di veri, io li sento. Ma hai lo svantaggio! Vabbè, ho capito. E tiro tre e tengo i peggiori? Dimmi che cosa vuoi fare. Vuoi trovare quelli veri? Oddio, li dovrò sentire da Dame in Nero quali sono quelli veri. Ma lo sai, tu da Castor lo sai. Ah, tra l'altro. Tu lo sai che le catene sono vere. L'hai visto. È vero, quindi la prima cosa che corromperei sono quelle. Quindi, allora, per quello non devi tirare niente. Cioè, per sapere che cosa vuoi fare, cosa andare a colpire, non devi tirare niente. Sul corromperlo dipende che cosa io il tiro era per corrompere, perché okay. Immagino che devo vincere la resistenza dell'oggetto. Sì, se non ha l'occultista mi pare che non abbia niente di specifico per corrompere le cose. Allora, ci sarebbe l'oscurità dentro che non abbiamo preso, non so se c'è. Ma se non l'hai preso? No, ma poi l'oscurità dentro non corrompe le altre cose. Basta flipparla. È l'oscurità fuori, si chiama. Ma ti direi a questo punto. Possiedono delle conoscenze segrete che ti permettono di manipolare la realtà. E quindi manipola la realtà dell'oggetto per corromperlo al male. Ci sta. E l'unica cosa è che la durata di questo è breve, è fugace, dura un istante e poi. Ok, ma essendo una magia minore, io posso sperare nella metamagia. Ogni effetto. Non ce l'hai la metamagia. Ah, quindi è una delle. Ragazzi, scusate, ho letto la scheda, ma non so bene come tu funziona. Hai solo il sangue della terra di quelle avanzate, perché ne avete presa una a testa in più. Ok. Perciò ti dico, certo. Secondo me è correre un rischio. Anche perché tu non sei ancora nella tua piena potenza. Sì. Quindi è correre un rischio, ok. Tira più audace. Con lo svantaggio, quindi... Tre dadi da 6 e tieni il minore. E tengo i minori, ok. Scegli uno, ok. Vediamo un po'. Ragazzi, come vi va male? Hai fatto 666? 664. No, perché se avessi 666 il numero del demonio era incredibile. È 12 uguale. Però comunque ho fatto 10. Con audace ho 0. Ah, 10. Vabbè. Quindi ci riesci e dai vantaggio a qualcuno, te stesso incluso.
La dama allunga la sua mano verso le catene di Semola, che era in posizione da supereroe atterrato con il pugno per terra, e le catene, che stavano iniziando ad agitarsi quasi come dotate di vita propria, iniziano a diventare nere, e tu vedi proprio questa ondata di nero che sta corrompendo tutta la catena fino ad arrivare quasi al tuo braccio, Semola. Vuoi lasciare le catene o subire qualsiasi cosa potrebbe arrivare? A seconda, col cavolo che lascio le catene sono mie! Che tu lo sarai! Mio? Lo sono già, scusa, eh! No, sarei mio, stupidone! No, no, basta! Ho già dato per oggi! E a questo punto, Semola, ti direi, o trovi un buon modo per cercare di resistere a qualsiasi cosa sia, o subirai un danno. Allora, io sinceramente ho il dubbio se basti lavorare di volontà, come mi hanno insegnato durante gli allenamenti da monaco combattente e quant'altro, dacci dentro di volontà che la corruzione la scaccerai, oppure se sono fregnace e alla fine devo subire e sperare di poter rimanere in piedi per combattere, come direbbe un banalissimo guerriero. E la terza opzione sarebbe quella famosa massima delle guardie di Temes, che è un non mi pagano abbastanza questo lavoro di merda. Famoso tra gli stili marziali, il non, esatto, mi pagano abbastanza fu. Beh, funzionissima. E quindi, mentre penso a queste cose e sta arrivando la corruzione, sento la voce della santa, che sta combattendo anche lei all'interno delle catene la corruzione, che mi cerca di dare qualche consiglio in merito. E allora tira con Sapiente. Ricordiamoci che io Sapiente ho apposta messo meno uno. Hai scelto tu, eh. Oh. Ma sto cazzo, ho fatto 11. Grande. Doppio 6. Ricordi che hai il vantaggio, eh? Sì, sì, no, infatti ho fatto 6, 5, 6. Ah, nice. Senti la voce di Santa Cater che ti dice: se non sei nemmeno in grado di resistere all'ombra di qualcosa che è stata sconfitta da dei coboldi, vuol dire che sei ancora più scarso di quanto io abbia mai pensato tu potessi essere. Vedi di non farti fregare stavolta. Ma mi si smuovono le viscere dentro per una questione di imbarazzo, orgoglio, e che cazzo, questa non la smette sempre di cazziarmi, cacchio, sembra mia madre. Ecco là, peraltro sembra davvero mia madre, e quello invece è mio. Quindi... aiuto! Allora cerco di reagire come se non stessi subendo nessun tipo di danno a questa violenza, perché in realtà, appunto, se cazzo i coboldi. Senti che il tuo braccio sta bruciando sotto le catene, però la tua forza di volontà è più forte in questo momento e ignori la cosa. A te questo... Ma mi becco comunque il danno. No. No, t'avevo detto. Se riesci non prendi il danno, se non fai niente ti becchi il danno. Ok, quindi ci sei riuscito e la forza di Cater ti permette di ignorare il dolore che la dama in nero ti sta infliggendo in qualche modo, cosa che tu, dama, senti che non è come dovrebbe essere. Lui dovrebbe essere per terra, contorcersi tra le urla di dolore e la sofferenza che tu sei in grado di infliggere. Qualcosa non sta funzionando. I coboldi hanno coboldizzato gli esseri umani, forse. No! E qua, ti ricordi
una profezia dell'alba dei tempi che diceva che solo i figli dei draghi avrebbero potuto salvare il mondo dalla corruzione. E tu hai sempre pensato che si parlasse degli Asimar, che sono nobili in quanto in loro scorre il sangue di Arash, il sole che brilla al centro, bla bla bla. Ma forse avevano ragione i tuoi sottoposti quando ti dicevano che i figli dei draghi sono i koboldi. E hanno koboldizzato gli umani, quindi ancora peggio. Se io noto tutta questa resistenza, perché ho provato con Luther e non sono riuscito a corromperlo la prima. Semola mi sta resistendo, l'altro sta cantando come non si fosse, come se non si trovasse davanti alla cosa più oscura e brutta che abbia mai visto. Penso di telare. Come? Boh. Qua potresti usare gli arcani rivelati. Sì, no, sto pensando a come però con gli arcani rivelati. Perché un rituale rapido per una fugace durata. Hai il vantaggio perché prima hai preso il vantaggio contro Semola. Ti direi che faccio una specie di teletrasporto, ma a mo' di scambio di spazio. Quindi andando in un altro posto, perché il raggio è lungo, creo un vuoto di questo scoppio per lo scambio di spazio improvviso e l'onda d'urto che si genera fa cadere a terra gli altri per disorientarli e permettermi di fuggire poi con calma. Possiamo provare a interrompere? Oh, sì. Potete dare lo svantaggio, che quindi va a compensare il vantaggio, e se gliene date più di uno tirerà con lo svantaggio. Ok. Io continuo a cantare perché avevo fatto l'esibizione, quella che non posso fare altro, sennò sono cacchi. Quindi vado a tiro normale. Beh, per ora lui non sta facendo niente. No, io volevo fare una cosa. Però devo... esco un momento al gioco perché voglio sapere se Semola ci sta, ed è vorrei lanciare il fodero e usare le catene per bloccarla a terra. Tu lanci le catene e io uso il fodero come picchetto. Sì, lanci in aria il fodero, io sto facendo ruotare le catene, con un colpo lo lancio verso terra e col secondo lo inchiodo tipo per bloccare giù il vestito. Perfetto. Sì, se si tratta di svantaggio, io in realtà sto facendo il bullo perché non è per far danno, e quindi me la gioco sempre con me non si scherza. Ma guarda, non c'è bisogno in realtà, perché basta la mossa intervenire. Ah, okay. Per cui voi non dovete nemmeno fare le prove per fare questo, perché sono cose che potreste fare. Mm-hmm. Quindi Simone tirerà con lo svantaggio, perché tutti e due ti danno lo svantaggio, tu avevi un vantaggio solo e quindi va a scalare sullo svantaggio. Che bulli. Infatti anche in chat dicono che state cobullizzando tutti. ogni volta che c'è la dama in nero poi si va a finire cobullizza così per forza, perché allora io direi che utilizzo i miei componenti al massimo, vado a finite di scorte. E i miei componenti sono le mie energie residue, quindi consumo la mia stessa materia oscura per fare questa cosa. E come componente vocale gli lascio più una maledizione che un componente vocale. Faccio: maledetti, non pensate che qui sia finita, io tornerò! L'ho già sentita diverse volte nelle storie questa frase. Sempre da lei, tra l'altro, quindi... Però ha sempre mantenuto la dama in nero. Ha sempre mantenuto la parola, sì. è sempre tornata. Sì, quindi... siamo arrivati al punto, però poverina, cioè. Ma alla fine ci vogliamo bene alla dama in nero, insomma. Quindi aspetta, ho i loro due svantaggi, più io avevo il vantaggio, più la componente, tutto. Come si bilancia la cosa? Un vantaggio viene cancellato da uno svantaggio, okay. Quindi rimane solo uno svantaggio.
Le componenti mi danno vantaggio? Le componenti non ti danno vantaggio, ti danno più uno quella vocale, più uno quella materiale. Più uno, più uno. Oh, tiro decisivo, eh. Uno, tre, uno. Simone ha tirato bene tutta la sera fino al fumble finale. E la dama in nero. Perfetto. Questo è fumble, uno e uno è fumble. Tra l'altro, visto che lei era stata sconfitta più volte da stupido idiota, la canzone è solamente cambiata in questo momento in Piccola stella senza cielo. È proprio ora che l'hai cambiata che la dama in nero perde la concentrazione. Allora, quando fai 6, scegli uno tra subisci uno svantaggio, subisci una reazione leggera o diventi contaminato. In più c'è una seconda reazione da parte mia. Contaminata, contaminata. Chiaro. Per la dama in nero questo vuol dire solo una cosa. Purtroppo per la dama in nero. Vabbè, è la dama in nero. Mentre cerchi di teletrasportarti lontano, vieni colpita dalle catene di Bavold, che nonostante fossero già state corrotte da te, evidentemente erano ancora troppo forti per quello che tu eri riuscita a recuperare della tua forma. E senti il respiro del drago che passa dentro di te attraverso le catene, uscendo dal terreno dove il fodero ha creato una crepa. Il risultato è che, essendo questo il respiro del drago, ti dà la forma che tu più odi. No! Non di nuovo! Vedete? Soprattutto in questo momento sta capitando, mentre c'è la frase del bardo che sta dicendo il pezzo: ti scioglierai dietro una scia, un soffio, un velo. Voi vedete la dama diventare sempre più piccola. La sua faccia si allunga, le orecchie si ritraggono, le rimangono i capelli, cosa che le ricorda stupido e idiota, solo per farti soffrire di più. E dato che c'è anche una seconda reazione da parte mia, l'anima di Crosta, che era rimasta lì vicino fino a questo momento perché era legata ai suoi compagni e lui era un animista, perfetto, occupa il tuo corpo, relegandoti nuovamente in un angolo della mente. Solo che in questo momento tu non sei più Castor, quindi un corruttore che sarebbe stato il tramite della dama in nero. Tu sei la dama in nero chiusa nella testa di un kobold. Mamma mia! Cioè, tipo cosa? Come il film di Leonardo DiCaprio. Esatto. Koboldception. E Crosta si riprende e fa: bibili bubili, sono di nuovo qui. Io stavo ruotando le catene, stavo per prenderlo in pieno di nuovo. Io mi sono talmente preso dalla mia cosa che mi sto girando verso la foresta o dovunque siamo e sto cantando agli alberi in giro, cercando di fare anche un po' di pathos con le mosse. Escono i coniglietti e i cerbiatti. Che colore è? Nero. Nero, un coboldo nero. È un coboldo nallo. Io sono molto. Nallo. Nallo. La metà tra nero e blallo è nallo. Che è anche un po' null. Quindi. Ti staccherai. Mi abbasso a guardarlo negli occhi. Tutti si avvicina. Crosta. No, io, se si avvicina io passo il cammino, vado indietro. È finita? Ok. Perché parliamo da scemi? Catene! Missione catene. Compiuta! Vedo che abbiamo trovato le catene, ottimo. Sì, prova a sentire se senti, se sono qua, sono giuste. No, non credo siano quelle giuste, sono sempre lontane uguali di come erano prima. Quanto lontane? Tipo adesso e gli avvicino Semola. È un po' più vicino adesso. Glielo metto proprio, li metto uno di fianco all'altro, spingendo, tipo now kiss. È abbastanza vicino, sì. Le senti, fai di nuovo? Sì, sono come prima, però leggermente più vicine. A posto, missione compiuta.
e il 5 di spade di nuovo, anche senza Beowulf. Ah, completa la situazione con, direi, senza intoppi, senza locande bruciate stavolta. Allora parliamone, senza intoppi io avrei da ridire. Perché? Che ti è successo? Mi sembra uguale a prima. Allora magari c'hai una bella hai perso la virginità. Sì, anche, però quello è positivo, quello non lo chiamerei intoppo, quello lo chiamerei, vabbè, non lasciamo perdere. È normale che c'è un sacco di gente ogni quando perde la sua virginità che poi gli viene una paresi alla faccia. Dici? Sì, sì, cerco di convincerlo che è vero. La brutta notizia è che non abbiamo più un carretto. Beh, andremo a piedi come i veri eroi che siamo, riporteremo le catene e gli diremo che ovviamente abbiamo visto che creature oscure cercano di recuperarle, ci hanno cercato di fermare, ma solo nelle mani di Semola possono essere veramente al sicuro. Sì, anche perché mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Ho perso le chiavi con le quali si agganciano le catene. Beh, direi che allora la scelta è fatta da sé. Ah, io non andrei troppo in giro a dirlo, perché mi ricordo un mio cugino a cui hanno tagliato le mani per togliergli delle catene. Quindi... Ma quale, quello rosso o quello verde? No, era tipo dorato o qualcosa del genere. Ah, un altro. Certo che i tuoi cugini tagliano un sacco di arti. Ai coboldi capita spesso. Beh, ora... Bando alle ciance, ciancio alle bande. Andiamo. Blallo sarà... alle ciance, si dice. Blallo. Questa sarà una perfetta prima sessione, cioè che scriverò di questa storia. Dovremmo trovarne una seconda e una terza, perché mi sono reso conto negli anni che le trilogie tirano sempre. Ah. Io avevo in mente una enalogia. Sai cosa vuol dire? N. Come dici, N volte, no? Ah, come numero. Ah, beh, sì, beh, è difficile. Già, guarda che io ho fatto una volta, devo fare una trilogia per... Sai che io facevo parte dell'Accademia degli Imbranati, no? Sì, lo fai ancora. Loro c'hanno tutte queste cose per imbranati. C'era una cosa sui contadini. E io sono riuscito a fare il primo libro, che era La Compagnia del Rastrello. Poi il secondo libro, I Due Porri. Facile. E poi però non c'era tutta questa gran vendita perché i contadini non sanno leggere, quindi non ho mai scritto il terzo. Perché? Ma di questa storia lo scriverò. Ma perché lo dovevi chiamare Il Ritorno del Tre? Così era esplicito che era il terzo. E poteva collegarsi, potrei usarlo per questo, Il Ritorno del Tre, il Tre di Coppe che è arrivato e noi l'abbiamo sconfitto perché erano alleati di questa oscurità che abbiamo visto, che non so cosa sia, ma non vi importa se tanto la descrivo come oscurità, vero? Bene. Brutta. Tutto è bene, quel che finisce bene. Bene, io allora continuo a seguire le catene, non ho capito. Sì, ma adesso le seguiamo torniamo indietro. Ah, ok. E allora ci andiamo. Ci terrei alle braccia e non vorrei perderle. Ma ci penseranno al tempio. Cazzo, degli stronzi. Metterò una buona parola per te, Semola. Gentile, metti anche un paio di braccia, mi sa, è meglio. No, vabbè, adesso ci sarà un fabbro, che ne so, lì. Ci sarà qualcuno in grado di aprire. Alla fine sono delle catene, dai. Alla fine sono delle catene, arrivano a 5, uno scopellotto a Kevan. Dal nulla, proprio. Ah, oh. Tira vento, forse è meglio che andiamo. E mentre vi avviate verso il sole che sta tramontando... Direi che qua finisce questa follia totale in cui non è successo niente. Beh, non è vero. Negli ultimi 5 minuti è successo qualcosa. Bene. Quindi avremmo potuto cadere nella pazzia più totale. Sia chiaro che è colpa di Jacopo e Manto. Esatto, non del gioco. Il gioco è molto bello, ma esatto. I giocatori... No, ma infatti è colpa di Roberto. E di ma perché io? Jacopo è matto. Che cosa hanno fatto? Va detto che Roberto ha usato le mosse come scritte. Quindi il problema è che anche Manto l'ha usato come scritte. Effettivamente io non è che ho storpiato, eh. Alcuni mi prendono la lettera, alcuni non capiscono le metafore. Alcuni ti prendono per il... Però quello capita quando sei in mezzo a... Comunque avevo anche la sceneggiatura sulle droghe, che era Paura e Delirio alla Stemmes.
Così dovremmo giocare questo, dovremmo giocare le avventure che ha scritto Kevin Junior Junior. Altre chicche? No, mi sa che ce n'è solo un'altra, le altre fanno cagare. L'altra era il concerto per 12 saggi a tema viaggi planari, rotta per casa di Dio. Bello, questo è bellissimo. Era la cosa più aulica, se uscita. Però vabbè. C'era la canzone di Arash che dicevamo in pre-puntata, che è il giro di Do, quella con cui imparano tutti i bardi. Questa è veramente specifica per l'ambientazione. Sì. Assolutamente. Quello che abbiamo giocato è stato Fantasy World, a modo nostro. Chiediamo scusa agli autori. Mica tanto, perché in realtà le mosse... Le mosse sono le loro. Esatto, vedi Claudio sta passando dalla colpa a me... alla colpa al gioco. No, bravo. Io do la colpa a chi ha delle colpe, tipo te e Manco. Poi il resto sono dettagli. Fantasy World è passata la dama in nero. Sì, ma è un gatto, quindi è ancora peggio. Un gatto e nero. Ancora peggio, combinazione mortale. Fantasy World è ancora su Kickstarter per circa 48 ore scarse, qualcosa del genere, un pochino di più, e potete ancora pledgiare. Tra l'altro il Cosmoedron, che era l'extra con tutti i setting in pelle di coboldo diamantata, adesso c'è anche con copertina normale di carta, quindi i pledge medi possono aggiungerlo come add-on facendo il manager del pledge, se non l'avete già fatto. E un'altra cosa importante invece, che non abbiamo detto all'inizio ma che vi diciamo adesso, è che sono aperti i preordini di Being Human. Fino al 17 maggio sono preordini e chi preordina verrà spedito prima. Poi verrà spedito lui. Sì, sì, verrà spedito lui proprio. Chi preordina, cioè chi ordina dopo la fine dei preordini dovrà aspettare che siano finite le spedizioni dei preordini, quindi ci vorrà un attimo. Ergo, preordinate adesso. Se volete vedere come funziona il gioco, a parte un paio di sessioni di sidequest e di fumble e una campagna di remote, martedì sera giochiamo a 4 contro il sistema a Being Human, l'ultimissimissima versione, quella che potete comprare. Le altre erano delle versioni in sviluppo che condividono la stessa filosofia ma hanno delle regole un po' diverse. Quindi se volete vedere veramente come funziona il gioco, venerdì sera, soliti canali, dalle 9 alle 23:30, 24 circa, giochiamo a Being Human. Being Human sarebbe una bellissima puntata da fare in futuro con Manto e Jacopo. Giochiamo, c'è un manga giapponese che è Gesù e Buddha che vivono in un appartamento a Tokyo. È esattamente Being Human. Ma lo so, immaginavo che fosse ispirato. Voglio dire che il sottotitolo di Being Human è veramente Chef Kiss. Manuale di sopravvivenza urbana per divinità è veramente eccellente. Ma sono bellissimi i commenti a bordo pagina, che poi a un certo punto riesce anche a riconoscere il tratto, sai che l'azzurro è Thor. Esatto. L'azzurro, Thor ha fatto anche il disegnino di lui che fulmina Loki, quindi. Sì, difatti lui è uno stronzo perché rovina i manuali. Sì, tutto il manuale è stato scritto come se fosse veramente una guida di sopravvivenza per divinità, un manuale di autoaiuto, ed è infatti il metodo Being Human per imparare ad accettare la propria mortalità. Quello è il nome completo del gioco. Onestamente è una religione a cui mi sento di sottoscrivere, insomma, contraria alle altre, ecco. Quindi... grazie a chi ci ha seguito nonostante i poteri forti abbiano cercato di sedarci questa sera in cui eravamo tutti molto carichi. Come dargli torto. Avevano ragione, ma io adesso passerò la notte a montare il video registrato con i pezzi che scarico da YouTube, e quindi ci sarà una versione più o meno completa del video online domani. Voi ci potete seguire su tutti i nostri soliti social, ma soprattutto potete venire su Discord, dove si gioca, si chiacchiera, si vedono i giochi in playtest. Chiacchiera, ci sono,
ci sono delle cose che stanno arrivando nuove, perché appena finisce un gioco iniziamo a lavorare su qualcos'altro, quindi un sacco di cose da sperimentare, e soprattutto su Discord c'è un sacco di bella gente. Potete fare domande sui giochi già usciti, sui podcast, dire quali puntate avete binge-watchato nelle ultime 24 ore. So che qualcuno di voi fa dei viaggi in macchina di 8 ore in cui ascolta solo Fumble, tanto avete tipo 1400 ore di Fumble da ascoltare, quindi non è un problema. Venite su Discord e ne parliamo tutti insieme. Io ovviamente ringrazio Jacopo, Simone, Roberto e Matteo per questa puntata di Fantasy World. Salutiamo Simone. Su Discord trovate anche i film brutti. Su Discord ogni trovate tanto anche i film brutti. Ci sono le riunioni negli eventi per guardare i film brutti. Ho recuperato Balle Spaziali recentemente perché qualcuno non l'aveva ancora visto. Quello non è un film brutto, però. No, però nel senso che se mancano delle pietre miliari in generale nella filmografia pop, allora la recuperiamo anche quelle. Io volevo salutare anche Simone Bonavita, che è stato nella prima parte di Fantasy World e non è riuscito a esserci stasera, e volevo salutare chi ci ha seguito in diretta e chi ci seguirà in podcast e in video. Noi ci sentiamo settimana grazie prossima, torniamo con Knights of the Round Academy, quindi Jacopo dovrai continuare ad ascoltarci. Che bomba, non vedo l'ora, non vedo l'ora. A settimana prossima, ciao. Ciao.